Buongiorno a tutti. Io non vi vedo, ma immagino che ci siano già molti studenti e insegnanti collegati a questo webinar, che fa parte di una serie di iniziative del Centro Interdisciplinare Beniamino Segre, che io coordino, ed è il motivo per cui conduco questa prima giornata. Le altre due saranno condotte da altri membri del consiglio del comitato organizzatore. Mi corre l'obbligo, ovviamente, innanzitutto di ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo seminario e poi illustrarne un po' le caratteristiche. Allora, queste persone sono tutti i membri dell'Accademia dei Lincei, i membri del comitato ordinatore, il professor Brunori, che ha avuto anche grande ruolo, che è accademico onorario, presidente onorario della classe delle scienze fisiche, ha avuto grande ruolo nello sviluppare le attività di questo centro, liceo interdisciplinare. C'è poi la professoressa Bonfante, consocia anche lei, ed ancora il professor Paolo Costantino e me medesimo. E ringrazio anche tutti gli altri colleghi consoci dei Lincei che hanno dato la loro disponibilità a fare da condurre alcune di queste sessioni. Il Centro Lincei Interdisciplinare è stato fondato da è dedicato a un famoso matematico che si chiama Beniamino Segre, e il ruolo che svolge nell'ambito dell'Accademia è quello di organizzare l'attività dei professori distaccati. Ciao Maurizio. Ciao. Ed ancora di portare avanti una ricerca che ha come suo aspetto fondamentale l'interdisciplinarità, che vuol dire non soltanto la convergenza di più discipline allo svolgimento di un determinato tema, ma anche di indagare nelle regioni borderline tra discipline diverse. Immaginate computeristica e archeologia, tanto per dire una cosa che è stata perseguita per molti anni. E in questo si avvantaggia dei professori distaccati, che sono professori universitari che hanno il distacco al liceo per portare avanti ricerca in specifici ambiti che sono di interesse per i licei, perché ci sono consoci che svolgono attività in quegli ambiti. Un'altra vocazione del Centro Lincei è la didattica, la divulgazione scientifica, per meglio dire, orientata prevalentemente a studenti, che possono essere studenti di dottorato o studenti universitari, ma ancor più studenti delle scuole medie superiori, secondarie superiori. Questa è di particolare interesse perché infine sono sedute che sono molto gradite agli studenti perché hanno modo di acquisire informazioni su tematiche molto avanzate da oratori di grande livello che si propongono comprensibile e quindi di poter essere compresi chiaramente da dei ragazzi di 17 anni che non necessariamente hanno preparazione scientifica. Questo è il caso del seminario di oggi, che è su un argomento di grande attualità, che è l'editing del genoma, come vi diventerà chiaro nel tempo, che è questa possibilità tecnologica si è resa disponibile relativamente da pochi anni ed ha portato al Nobel di due formidabili scienziate, e anche un modo perché i giovani possano capire l'importanza che può avere una tecnologia, una scoperta che è premiata con un Nobel. Questa scoperta di fatto consentirà, come voi vedrete, la possibilità di studiare singoli geni, non soltanto di studiare, ma di modificarle. Sentirete volta a volta come questo abbia grande importanza per la possibilità di intervenire sulle malattie genetiche nell'uomo, ma anche
di intervenire sul genoma delle piante o sul genoma degli animali con risvolti di ordine applicativo formidabili. Pensate soltanto nell'uomo alla possibilità di intervenire su un singolo gene modificandone l'espressione per le patologie genetiche che sono basate su una mutazione o su una inefficienza di un singolo gene. Ora, io mi limiterò a illustrare molto rapidamente i contenuti, più che altro a presentare gli oratori della seduta di oggi, che è introduttiva in qualche misura. E con il primo speaker, che è il professor Morgante, il professor Morgante, che è un professore di genetica all'Università di Udine e che ha avuto infiniti meriti, specialmente anche a livello tecnologico, per aver sviluppato, per aver studiato il genoma del mais, per aver studiato altri aspetti del genoma delle piante e anche per aver notevolmente contribuito allo sviluppo tecnologico di questo settore, dove infine molte delle sue tecnologie sono utilizzate per lo studio del genoma delle piante. Poi parlerà il professor Macino, che è professore di biologia alla Sapienza, e anche lui ha avuto grande ruolo perché è uno dei pionieri nello studio del genoma e ha molto contribuito attraverso lo studio che ha portato avanti per tanto tempo nelle muffe a definire degli aspetti cruciali del comportamento del genoma, tra cui è l'identificatore dei meccanismi del silenziamento genico che lui ha scoperto nelle muffe, ma e ha fatto lavori così fondamentali che quando poi questo silenziamento genico è stato applicato alle cellule, ecco che è successo che questo ha portato a un Nobel, va bene, e questi signori che hanno vinto questo Nobel hanno riconosciuto che la loro ricerca si è basata su quello che Macino aveva fatto nelle muffe. Non vi sto a dire come questo è avvenuto perché avrà modo di raccontarvelo lui stesso. Ed infine il terzo speaker di questa mattina è un altro illustre scienziato, che è il professor Naldini. Il professor Naldini, che conduce il centro San Raffaele Tiget, cioè che si interessa appunto di terapia genica, è uno dei promotori e dei fondatori della terapia genica a livello internazionale ed in Italia, ed ha messo a punto tecnologie che si basano sull'uso di virus come virus HIV per inserire geni all'interno di cellule che non siano replicanti per curare specifiche terapie. E vedrete che in questa direzione lui ha curato e sta curando e sta andando avanti nella messa a punto dei protocolli di terapie importanti di tipo neurodegenerativo. Infine, una quarta persona che parlerà oggi è la dottoressa Meldolesi, Anna Meldolesi. Abbiamo sentito la necessità di coinvolgere in questa lezione non soltanto scienziati di formidabile reputazione, ma anche grandi divulgatori. E questo è il caso della professoressa Meldolesi, della dottoressa Meldolesi, che poi ha dedicato in particolare a questa tecnologia che porta all'editing del genoma uno sforzo formidabile, scrivendo libri su questa tecnica che prende la sigla di CRISPR-Cas e agendo in questa direzione in molti ambiti, sia sul web che su specifici giornali. Avrei tante cose da raccontare, ma non voglio portare via nessun momento, a nessun minuto agli speaker, e quindi chiedo adesso al professor Morganti di intervenire con la sua relazione, che ha il titolo Da Mendel al Genome Editing, una lunga rincorsa fra scienza e tecnologia. Buongiorno a tutti, io provo a condividere lo schermo perché ho anche qualche slide.
Eccoci qua. Spero che lo vediate. Perfetto. Dunque, buongiorno a tutti, mi fa molto piacere poter parlare a questa ampia platea. E la mia sarà veramente una relazione introduttiva, perché cercherò di fare un excursus storico su da dove è partita la genetica, dove è arrivata oggi e dove potrà arrivare, soprattutto sfruttando questa grande invenzione che è il genome editing tramite CRISPR-Cas. Michele, un solo momento per dire che gli studenti possono inoltrare le loro domande nella chat, in maniera che tu possa, quando vuoi, rispondere. Sono naturalmente stimolati, specialmente gli studenti, a fare domande, piuttosto che non gli esperti. Benissimo, grazie. La comprensione di ciò che determina la nostra identità, così come di ciò che determina l'identità di tutti i viventi, è sempre stato uno dei problemi che ha affascinato l'uomo. E forse oggi siamo finalmente, mai come prima, vicini a capirlo, grazie anche a una serie di rivoluzioni tecnologiche che hanno avuto luogo negli ultimi anni. Però per arrivare dove siamo oggi, abbiamo sicuramente dovuto percorrere un cammino molto lungo, irto di ostacoli, ostacoli che siamo riusciti a superare grazie a scienza e tecnologia. Quando la genetica è nata nel 1866, in realtà l'ambizione era forse minore, perché quello che si cercava di fare era, partendo dalla semplice osservazione delle somiglianze che esistevano in tante specie diverse fra genitori e figli, di spiegare quali meccanismi potevano giustificare il fatto che alcune delle nostre caratteristiche venissero trasmesse ed ereditate di generazione in generazione. C'è voluto parecchio tempo, a partire da questa iniziale osservazione, per capire che il segreto dell'identità dei viventi, e quindi anche il segreto della nostra identità di esseri umani, è scritto in una molecola che è chiamata DNA, ed in particolare è scritto in una più o meno lunga stringa di caratteri, con un alfabeto molto semplice che è costituito da sole 4 lettere, A, C, G e T. Ci vorrà sicuramente ancora del tempo per capire esattamente come quella lunga stringa, che ha una struttura così semplice, riesce a determinare ciò che noi siamo. L'inizio della genetica risale tradizionalmente al 1866 con il lavoro di Gregor Mendel. E voglio ricordare che, come vedete anche da questa slide, il prossimo anno cade il bicentenario della nascita di Mendel, che verrà celebrato a livello mondiale con tutta una serie di iniziative. Mendel derivò le leggi generali di eredità dei caratteri, che sono perfettamente valide ancora oggi, senza sapere quale fosse il materiale genetico che trasmette le informazioni da una generazione all'altra. La genetica, come scienza, è nata quindi senza alcuna conoscenza di ciò che il materiale genetico sottostante potesse essere, e senza alcuna tecnologia che potesse aiutare il suo progresso. E quindi nacque come una scienza formale che progredì notevolmente, anche in assenza di informazioni sulle basi fisico-chimiche, quindi molecolari, dei fenomeni di cui si occupava, grazie a un alto livello di astrazione. Ci volle parecchio tempo prima che nel 1952, e pensate che la storia è partita nel 1866, due scienziati, Alfred Hershey e Martha Chase, conducessero l'esperimento che dimostrò in maniera conclusiva che il DNA e non l'RNA e non le proteine era davvero il materiale genetico che trasferisce l'informazione da cellula a cellula e da generazione in generazione. Fu solo un anno più tardi, nel 1953, quindi 68 anni fa,
che James Watson e Francis Crick descrissero la struttura doppia elica del DNA, fornendo le evidenze su come l'informazione è immagazzinata in questa molecola e su come essa può essere fedelmente replicata. Finalmente a questo punto la genetica iniziava ad avere una base molecolare, ma si dovette aspettare fino agli anni 70 perché avesse anche una base tecnologica. Prima, nel 1972, con lo sviluppo delle tecnologie di clonazione del DNA, che hanno permesso di moltiplicare in vivo molecole di DNA ricombinante, e poi soprattutto nel 1977, quando due gruppi in modo indipendente, uno guidato da Fred Sanger, l'altro guidato da Wally Gilbert, entrambi questi colleghi ottennero per questa scoperta il premio Nobel, svilupparono le prime tecnologie di sequenziamento del DNA. Finalmente a questo punto la genetica aveva una tecnologia che la poteva supportare e finalmente poteva iniziare il lungo lavoro di decodificazione di quello che possiamo considerare come il libretto di istruzioni che è rappresentato dal nostro genoma. Un libretto formato da tante parti diverse, capitoli, paragrafi, che nel tempo siamo riusciti a descrivere con sempre maggiore dettaglio. Da allora gli sviluppi tecnologici si fecero molto più veloci, cercando in un certo senso di recuperare quel ritardo che si era determinato rispetto ai progressi che si erano fatti in genetica molecolare sul raggiungimento di una comprensione molecolare dell'ereditarietà dei caratteri. Nel 2001 è stato finalmente possibile ottenere la sequenza completa del genoma umano. Possiamo considerare questo momento, che fu celebrato giustamente con grande enfasi, in cui la scienza della genetica e la tecnologia del sequenziamento del DNA finalmente si trovarono in sincronia, allineate l'una rispetto all'altra, con l'identificazione di tutti i 3 miliardi di basi che compongono il nostro DNA e l'individuazione dei blocchi fondamentali, che sono i 21.000 geni o giù di lì, che definiscono la nostra identità come esseri umani. La genetica poté a questo punto finalmente cercare di affrontare il problema centrale di come i geni che sono nel nostro DNA interagiscono fra di loro e con l'ambiente per renderci ciò che siamo, avendo a questo punto a disposizione tutte le informazioni di base di cui aveva bisogno. Dopo il 2001, la tecnologia di sequenziamento del DNA ha subito una vera e propria rivoluzione con l'avvento delle cosiddette tecnologie di sequenziamento di nuova generazione, dette anche Next Generation Sequencing o NGS, che hanno rivoluzionato il settore con un approccio molto semplice che si è rivelato di successo anche in tanti altri campi scientifici ed industriali, ossia quello di trasformare un processo seriale in un processo altamente parallelo. Se noi confrontiamo quello che potevamo fare solamente 15 anni fa in termini di sequenziamento, la quantità di sequenza prodotta per giorno è aumentata di 1.640.000 volte e il costo per unità di dato prodotto, cioè per singola base, è diminuito di 100.000 volte. Grazie a questi enormi progressi, sia in termini di processività che di costi, che ricordano e addirittura superano quelli previsti dalle leggi di Moore per la capacità di calcolo, oggi non solo abbiamo sequenziato i genomi di centinaia di specie e di decine di migliaia di individui all'interno di molte di queste specie, grazie a un processo di produzione di dati che continua ad accelerare nella sua velocità, ma oggi utilizziamo questi metodi di sequenziamento anche per analizzare tanti altri fenomeni molecolari, come l'espressione dei geni, per determinare il genotipo di milioni di posizioni del DNA, per determinare la composizione quantitativa e qualitativa di comunità complesse di microorganismi, per analizzare lo stato epigenetico del DNA e anche per analizzare la struttura tridimensionale dei cromosomi all'interno dei nuclei.
Ma queste tecnologie stanno trovando ampia applicazione anche nel campo della diagnostica clinica, in campo medico. Non dobbiamo dimenticare che la rapida ed ampia caratterizzazione a livello di sequenza dei ceppi del coronavirus SARS-CoV-2, di cui oggi tanto si parla, è stata possibile grazie a queste tecniche, ma oltre a questo il sequenziamento viene ad esempio utilizzato nella diagnostica oncologica e nella diagnostica prenatale, dove consente di determinare anomalie cromosomiche nel feto con un'analisi non invasiva effettuata con un semplice prelievo del sangue della gestante. E sono poi anche in via di sviluppo sistemi diagnostici estremamente innovativi che sulla base dell'analisi di varie caratteristiche del DNA circolante nel sangue del paziente ci permetteranno di anticipare notevolmente la diagnosi di una serie di numerose patologie di grande impatto. Potremmo quindi pensare che grazie alla nostra accresciuta capacità di produrre dati di sequenza, che decisamente non è più un fattore limitante nella ricerca genetica e genomica, siamo destinati a un rapido progresso scientifico verso una comprensione completa della struttura e soprattutto del funzionamento dei genomi e quindi verso una comprensione completa di come si determina la nostra identità di esseri viventi. In realtà oggi la nostra capacità di produrre dati di sequenza ha decisamente superato la nostra capacità di attribuire a questi un significato biologico. E siamo di nuovo in una situazione in cui la tecnologia non è più in sincronia con la scienza, come agli inizi della genetica, ma questa volta non è più in sincronia perché la scienza della genetica è in ritardo e si trova a dover rincorrere i progressi tecnologici. Perché è in ritardo la genetica? Soprattutto a causa delle nostre difficoltà nella comprensione del funzionamento del genoma. Quando è stato completato il primo sequenziamento dell'intero genoma umano, ci sembrava che la chiave per risolvere tanti dei misteri della biologia fosse ormai stata trovata. Non ci è voluto molto però perché apparisse evidente che c'è ancora tanto da capire e che non è sufficiente conoscere l'intera sequenza del DNA per comprendere i processi che ci mantengono vivi e nemmeno quelli che ci fanno ammalare. Abbiamo forse troppo ottimisticamente ritenuto che una volta determinata la struttura, la funzione ne sarebbe discesa facilmente. Qui forse possiamo cominciare ad apprezzare una differenza fondamentale tra come procede la biologia rispetto alla fisica. Diversamente da ciò che succede nella fisica, in cui spesso lo sviluppo di una teoria porta alla definizione degli esperimenti che sono necessari per convalidare questa teoria, come è stato non tanto tempo fa esemplificato molto bene dalla storia del bosone di Higgs, in genetica abbiamo effettuato un enorme esperimento come il sequenziamento del genoma umano e raccolto una quantità enorme di dati, sostanzialmente senza avere un quadro teorico robusto che potesse aiutarci a capire il significato dei dati, forse illudendoci che i dati sarebbero stati autoesplicativi e ancora oggi siamo in attesa di una tale teoria. Io in questo forse sono un po' ipercritico, ma io credo che l'avvento della biologia molecolare, della genetica molecolare, sembrino aver portato a perdere quel notevole livello di astrazione e di riflessione teorica che non ha caratterizzato solo il lavoro di Mendel sulle leggi dell'ereditarietà o quello ad esempio di Ronald Fisher sulla teoria della genetica quantitativa, ossia su come sono controllati i caratteri complessi, ma anche molto più tardi il lavoro pioneristico di alcuni dei padri della genetica molecolare come Francis Crick o Sidney Brenner, solo per citare un paio di premi Nobel in questo settore. Quello che faremo adesso sarà cercare di analizzare quali sono i punti critici che dobbiamo affrontare
per cercare di avvicinarci al nostro obiettivo, che deve essere quello di una comprensione completa del funzionamento dei genomi, oltre che della loro struttura, cercando poi di capire come il genome editing ci possa aiutare a cercare di raggiungere questo obiettivo. Oggi la genomica fa uso di una serie di tecnologie che portano a produrre grandi set di dati che hanno bisogno di nuovi metodi di analisi. Per dare una risposta a questa necessità, a partire dagli anni 90 si è sviluppata una nuova branca che è chiamata bioinformatica, un settore estremamente interdisciplinare che combina biologia, informatica, ingegneria dell'informazione, matematica, statistica e che sviluppa metodi e strumenti software per comprendere e descrivere processi biologici. Abbiamo bisogno di ulteriori e rapidi sviluppi in questo settore che riguardino sì l'hardware, ma soprattutto il software, se vogliamo arrivare a comprendere quei rapporti di causa-effetto che ci possano permettere di spiegare i fenomeni biologici che stiamo studiando. Ma abbiamo, e qui mi rivolgo agli studenti, soprattutto bisogno di preparare una nuova generazione di biologi e di genetisti che grazie a solide basi di matematica, statistica, fisica ed informatica, oltre che ovviamente di chimica e biologia, siano in grado di utilizzare al meglio i software di analisi e grazie a questi siano capaci di analizzare la grande mole di dati disponibili anche pubblicamente per riuscire ad arrivare a una comprensione più completa dei meccanismi di funzionamento dei genomi. Certamente uno dei grandi problemi che dobbiamo affrontare per comprendere il segreto della nostra identità e come il nostro genoma determina ciò che siamo è capire il significato di quella grande porzione dei genomi che non corrisponde a quelle regioni che classicamente definiamo geni, ossia quelle regioni che vengono trascritte per produrre una molecola di RNA da cui poi si può ottenere una proteina. Non dobbiamo dimenticarci che nel nostro genoma meno del 2% del DNA è fatto di geni così classicamente definiti. Ma in quella restante porzione del 98% ci stanno sicuramente tutta una serie di elementi di sequenza che sono decisivi nel determinare come ogni gene viene ad essere espresso, ossia quanto, quando e dove, in quale cellula, in quale momento del ciclo o dello sviluppo della cellula e a che livello. Questi sono definiti elementi regolatori. Siamo ancora molto lontani dal arrivare a poter predire in silico come viene espresso un gene basandoci solo sulla conoscenza delle sequenze circostanti. Ma questo è un traguardo a cui speriamo di arrivare in un futuro non troppo lontano. Un altro problema che dovremo cercare di risolvere è capire il significato di sequenze ripetitive che sono così abbondanti nei genomi degli organismi superiori. Oltre il 53% del genoma umano è fatto di sequenze ripetute, ossia sequenze che sono presenti in più di una copia in diversi punti del nostro genoma, con il 45-50% che deriva da elementi trasponibili, ossia da sequenze di DNA che hanno la capacità di spostarsi da un punto all'altro all'interno del genoma e che ogni volta che si spostano vanno a creare una nuova copia di se stessi. La nostra visione del ruolo di questa grande massa di DNA che è presente all'interno dei nostri genomi è cambiata notevolmente nel corso degli anni e si è progressivamente trasformata dal considerare questa frazione come una porzione inerte è dispensabile, cioè di cui possiamo fare a meno del nostro genoma, che abbiamo chiamato per lungo tempo DNA spazzatura, o junk DNA in inglese, al vederla come una parte sempre più attiva che svolge un ruolo importante proprio in quei meccanismi di controllo della regolazione dell'espressione dei geni o in maniera diretta o attraverso meccanismi indiretti a livello epigenetico.
è in effetti un altro livello di complessità che sta rendendo più difficile il nostro sforzo di comprensione del funzionamento dei genomi, deriva proprio dal fatto che le informazioni sono sì memorizzate in quel semplice alfabeto di cui abbiamo parlato, formato da 4 lettere ACGT, che compongono la sequenza del DNA, ma è anche tali informazioni sono anche immagazzinate in modificazioni che possono essere sovrascritte adesso a questo alfabeto e che vengono chiamate modificazioni epigenetiche. Epigenetica vuol dire al di sopra della genetica e sono così definite perché si tratta di fattori che incidono sul funzionamento del DNA senza modificare la sua sequenza primaria, ossia senza modificare le 4 basi ACGT nella loro sequenza. Queste modificazioni epigenetiche possono consistere in modificazioni chimiche che vengono effettuate sulle basi del DNA, oppure modificazioni chimiche che possono essere effettuate sulle proteine che interagiscono direttamente con il DNA. Sono trasmissibili attraverso la mitosi, cioè da cellula a cellula, ad ogni divisione cellulare, ma sono in parte trasmissibili anche da una generazione all'altra attraverso la meiosi. Queste modificazioni epigenetiche introducono segnali sul DNA che indicano ad ogni cellula quali parti del DNA deve leggere e quali parti deve saltare. Quindi le possiamo considerare come delle sorte di segnalibri e sono alla base di processi fondamentali per la vita come lo sviluppo embrionale, la differenziazione cellulare, l'adattamento all'ambiente. Al contrario di ciò che succede per la variazione genetica, la variazione epigenetica può essere direttamente influenzata dall'ambiente. E quindi in linea con la funzione essenziale che i meccanismi epigenetici hanno nello sviluppo degli organismi e nell'interazione fra i nostri geni e l'ambiente, non deve sorprendere che alterazioni epigenetiche siano state implicate in una serie di malattie, dal cancro all'autismo, alla disabilità intellettiva, alla distrofia muscolare, alle malattie neurodegenerative, cardiovascolari e metaboliche. Ovviamente queste modificazioni epigenetiche, nel momento in cui vengono identificate come coinvolte nella determinazione di una serie di patologie, hanno delle implicazioni importanti anche per definire quelle che possono essere le terapie, visto che queste modificazioni epigenetiche sono reversibili, quindi si possono inserire come anche si possono rimuovere, e quindi gli interruttori molecolari che ne sono responsabili sono diventati bersagli privilegiati di nuovi farmaci che intervengono proprio per rimuovere modifiche inserite nei posti sbagliati oppure aggiungere quelle che mancano. Un ultimo aspetto, per poi arrivare al nostro CRISPR-Cas, sul quale dobbiamo fare ancora notevoli progressi, è il chiarire quali sono le relazioni fra la variazione individuale nelle sequenze genomiche, ossia in quello che come genetisti chiamiamo il genotipo, e la variazione individuale nelle caratteristiche visibili, ossia quello che come genetisti chiamiamo il fenotipo. Se 21.000 geni o giù di lì sono quello che ci rende umani, ciò che rende ciascuno di noi più o meno differente da un altro trova le sue basi oltre che negli effetti dell'ambiente, che a seconda del carattere possono avere un peso più o meno grande, trova sicuramente le sue basi nelle varianti a livello di sequenza che si trovano nei nostri genomi. La nostra conoscenza dei tipi e della frequenza di queste differenze è enormemente aumentata negli ultimi 10 anni, grazie proprio all'utilizzo
di quelle nuove tecnologie di sequenziamento che abbiamo visto prima e che abbiamo chiamato NGS, che ci hanno permesso di risequenziare ormai centinaia di migliaia di genomi umani a un costo che oggi è arrivato ad essere inferiore ai 1000 euro per genoma. Queste differenze a livello di sequenza fra individui della nostra specie si presentano con una frequenza che è di circa una ogni 700 basi. E sono queste differenze che sono responsabili, come dicevo, in proporzione più o meno grande a seconda della singola caratteristica, delle differenze che osserviamo nelle nostre caratteristiche morfologiche, ad esempio altezza e peso, ma anche nelle caratteristiche cognitive e comportamentali e anche ovviamente nella propensione che abbiamo a sviluppare tutta una serie di patologie. Comprendere queste relazioni potrebbe anche porci problemi etici, perché nel momento in cui arriveremo a capire quanto le differenze che osserviamo fra di noi sono geneticamente determinate, oltre che determinate dall'interazione con l'ambiente in cui ci troviamo a crescere, e quindi quando saremo in grado di definire con una certa precisione i confini di ciò che è genetico e ciò che non lo è, potremmo scoprire che non ci piace ciò che abbiamo imparato, perché concetti come libero arbitrio o altruismo, oppure teorie psicologiche che cercano di spiegare le nostre caratteristiche comportamentali e cognitive, che sono alla base stessa della nostra cultura, della nostra vita sociale, potrebbero essere seriamente messe in discussione. Ma in tutto questo, come entra la rivoluzione che è stata consentita dalla grande scoperta di cui si occupa questo seminario, ossia il genome editing? Il genome editing è una tecnologia potentissima che per un genetista corrisponde a un sogno che si fa realtà. Perché? Perché questa tecnologia finalmente ci consente di fare ciò che avremmo sempre voluto fare, cioè di scegliere una singola base all'interno, ad esempio, dei 3 miliardi di basi del DNA che compone il nostro genoma e andare a modificarla in maniera mirata. Perché è così importante avere a disposizione una tecnologia così potente e innovativa come il genome editing tramite CRISPR-Cas? Perché questo è e sarà sempre di più uno strumento fondamentale per consentirci di arrivare a una migliore comprensione dei meccanismi di funzionamento del genoma e per arrivare a identificare non solo il ruolo dei singoli geni all'interno del nostro genoma nel determinare le nostre caratteristiche visibili, morfologiche, comportamentali, cognitive, patologiche, ma addirittura per arrivare a determinare il ruolo delle singole basi all'interno dei geni nel determinare le differenze che osserviamo fra individui all'interno di una specie. Se noi consideriamo l'impatto congiunto che può avere da un lato l'enorme potenza di fuoco che le tecnologie di sequenziamento ci consentono di avere per individuare differenze individuali a livello genetico ed epigenetico nelle sequenze del DNA e la capacità che CRISPR-Cas ci dà di modificare in maniera precisa singole basi, questi diventano uno strumento estremamente potente per cercare di dare una risposta a molti di quegli interrogativi ancora irrisolti che ho elencato prima, ossia per cercare di farci avvicinare più velocemente verso l'obiettivo di comprendere come funziona il nostro genoma e come i nostri geni arrivano ad impattare su una serie di nostre caratteristiche. Cioè per comprendere cosa siamo e cos'è che ci fa diversi l'uno dall'altro. L'impatto di CRISPR-Cas è duplice,
Da un lato riguarda la ricerca di base. La genetica ha sempre progredito attraverso l'analisi di mutanti, ossia di singoli individui che portavano mutazioni in specifici geni, e a partire dall'osservazione di come cambiava il fenotipo, ossia la caratteristica visibile in conseguenza di queste mutazioni, potevamo arrivare a capire qual è il ruolo del gene in cui la mutazione è avvenuta. Ma fino ad ora ci siamo dovuti affidare o a mutazioni spontanee, cioè a mutanti naturali, o a mutazioni indotte attraverso trattamenti con mutageni chimici o fisici che andavano a colpire in maniera casuale il DNA generando mutazioni un po' dappertutto senza sapere bene però dove ciascuna andava a finire. Quindi un approccio un po' come fosse sparare al buio e vedere poi a posteriori cosa succedeva. È vero che con la biologia molecolare siamo riusciti a poter generare, io le chiamo comunque mutazioni, ad esempio andando a inattivare geni in maniera specifica e mirata, oppure andando a aumentare, in particolare a sovraesprimere geni specifici attraverso tecniche di ingegneria genetica. Però si trattava sempre di mutazioni che potremmo definire on-off, cioè o accendere tanto o spegnere completamente, mentre c'è sempre mancata una tecnologia che ci potesse permettere di intervenire su singole basi e andare ad esempio a modulare in maniera fine la quantità di gene prodotta, oppure andare a modificare in maniera molto precisa la sequenza che poi viene tradotta in proteina e quindi andare a vedere poi gli effetti. Quindi CRISPR-Cas avrà sicuramente un enorme impatto nell'aiutarci a progredire nella comprensione dei meccanismi molecolari che stanno alla base della nostra identità di esseri umani, anche perché è una tecnologia estremamente versatile che non solo ci permetterà di studiare le modificazioni a livello genetico, ma ci permetterà di studiare anche le modificazioni a livello epigenetico, perché ci sono già numerose applicazioni in cui CRISPR-Cas viene utilizzato per andare a esercitare in maniera mirata modificazioni di tipo epigenetico. Ma oltre a questi impatti sulla ricerca di base, ci sono anche implicazioni molto importanti della tecnologia CRISPR-Cas. Queste applicazioni sono sicuramente, dal punto di vista dello spettro di applicazioni che possiamo fare, più ampie in campo agricolo. In campo agricolo, nel momento in cui potremo capire le basi genetiche che stanno dietro caratteri complessi come la resistenza ai patogeni oppure la capacità di sfruttare l'acqua o i fertilizzanti presenti nel suolo, quando avremo queste conoscenze, utilizzando il genome editing tramite CRISPR-Cas, noi potremo raggiungere molto più facilmente quegli obiettivi di maggiore sostenibilità delle produzioni agricole che stanno alla base di molte delle discussioni su come ridurre l'impatto delle nostre attività economiche e quindi andare anche a diminuire gli effetti del cambiamento climatico. Ma in campo umano ovviamente ci sono anche numerose applicazioni di cui sono sicuro sentirete parlare dal professor Naldini, in cui questa tecnologia potrà essere utilizzata per andare a curare lesioni genetiche che stanno alla base di patologie importanti in maniera molto più semplice e mirata di quanto non sia stato possibile in passato. Voglio chiudere sperando di non avervi lasciati con l'impressione che nel campo della genetica e della genomica non abbiamo fatto progressi. In realtà abbiamo compiuto enormi progressi, ma non dobbiamo nasconderci che c'è ancora molto da imparare e da comprendere. E per fare questo abbiamo bisogno del contributo di altre discipline al fine di rendere la genetica e la genomica più predittive e meno descrittive,
e soprattutto abbiamo bisogno di giovani di talento che vogliano affrontare grandi e complesse sfide scientifiche. Voglio chiudere con due brevi considerazioni finali, che sono tutte e due in misura più o meno grande legate alla contingenza attuale della pandemia Covid. La prima riguarda il modo di fare scienza, e in particolare riguarda l'importanza di favorire un modello di scienza aperta che metta in condivisione senza restrizioni quanto prima possibile dati e informazioni, affinché l'intera comunità scientifica mondiale possa lavorare su quanti più dati possibili condivisi. E stiamo vedendo i vantaggi offerti a questo modello di scienza proprio nel caso della pandemia, visto che le informazioni sul sequenziamento dei diversi ceppi di SARS-CoV-2 è forse il primo esempio di ampio utilizzo di un modello di scienza aperta e di condivisione immediata dei dati. La seconda considerazione riguarda il rapporto fra scienza e società. Affinché l'avanzamento della conoscenza in campo scientifico si possa tradurre in innovazioni, cioè affinché invenzioni e scoperte, come anche quella di CRISPR-Cas, si possano tradurre in nuovi processi che vanno a beneficiare società e consumatori, non sono sufficienti una ricerca di alta qualità e un sistema dell'innovazione che riesca a favorire il passaggio dalla ricerca al sistema produttivo. Ma ci servono anche un corpus normativo, un insieme di regole che consenta all'innovazione di arrivare tempestivamente sul mercato senza inutili vincoli o restrizioni, e soprattutto ci serve l'accettazione da parte della società civile delle innovazioni proposte dal sistema produttivo e dal sistema della ricerca. E questo presuppone che vi sia fiducia nelle istituzioni scientifiche e negli scienziati, una fiducia che non può che derivare da uno sforzo congiunto da parte delle istituzioni scientifiche e degli scienziati nel comunicare in maniera chiara e trasparente i risultati delle loro ricerche e le loro implicazioni pratiche, e da parte dei cittadini nel rivolgersi a fonti accreditate di informazione e divulgazione scientifica, che più che i singoli ricercatori devono essere istituzioni quali società scientifiche e accademie scientifiche, come ad esempio l'Accademia dei Lincei. Se non riusciamo a stabilire questa fiducia reciproca, saremo destinati a non riuscire a tradurre le grandi scoperte della genetica e della genomica, inclusa la grande scoperta di CRISPR-Cas, in benefici per la società. Grazie. Allora, se non ci sono domande agli studenti, se ci sono altre persone che vogliono fare una domanda breve, sono benvenute. Sei stato troppo chiaro. O troppo scuro, dipende dal caso. Estremamente chiaro, incredibilmente didattico. E di questo ti sono grato. Adesso abbiamo, se non ci sono domande, un piccolo intervallo per consentire agli studenti di digerire un po' tutto quanto hanno ascoltato. Adesso c'è una domanda, scusa. Eccola, rispondi. Però dice, buongiorno, mi chiedevo se la tecnologia CRISPR-Cas poi si è interrotta. Ah, potesse essere utilizzata in un processo di eugenetica. Come tutte le tecnologie scientifiche, non è la tecnologia in sé essere buona o cattiva, è l'uso che se ne fa. E ne abbiamo avuto parecchi esempi in campo scientifico anche nel passato. Sulla possibilità che CRISPR-Cas possa essere utilizzata, oltre che per andare a ovviare a problemi quali patologie, dove credo nessuno abbia riserve sul fatto che questo utilizzo sia un utilizzo che deve essere fatto, ma possa anche essere utilizzata per creare individui migliorati in altre caratteristiche, non necessariamente patologiche, ci sono credo due aspetti. Uno è l'aspetto etico. La comunità scientifica si è data delle regole e sono sicuro che sia Anna Meldolesi che il professor Naldini vi parleranno anche di questi aspetti, si è data delle
regole etiche e ha deciso che non sono possibili interventi tramite CRISPR-Cas sugli embrioni umani. Quindi da un lato abbiamo questa presa di posizione della comunità, posizione che è stata violata una volta da parte di un ricercatore cinese, una vicenda ancora oscura, e comunque il ricercatore è stato condannato e credo che sia in carcere, anche se su quello che succede in Cina non si sa molto su queste vicende. Dall'altro lato c'è anche da dire che perché l'eugenetica si trasforma in realtà, purtroppo da un certo punto di vista come genetista devo dire che c'è bisogno ancora di accumulare tanta conoscenza. CRISPR-Cas è una splendida tecnologia, ma diventa tanto più utile quanta più conoscenza abbiamo su come funzionano i geni. Quindi per poter andare a migliorare una serie di caratteristiche abbiamo prima bisogno di identificare i geni che controllano queste caratteristiche e non sempre questa informazione l'abbiamo. Quindi al momento non sarei così preoccupato di questi possibili sviluppi. Se mi consenti vorrei aggiungere che nelle sessioni che seguiranno, domani e dopodomani, domani è sulle questa tecnologia nelle patologie umane, dopodomani è nei vegetali, alla fine c'è una sessione che è sulla bioetica e biopolitica di questo editing del genoma. C'è una seconda domanda che dice: vai. Ci vorrà tanto tempo prima di vedere gli effetti benefici del genome editing nei campi? Allora, in questo caso il fattore decisivo al momento è l'accettazione da parte dell'opinione pubblica e di conseguenza l'insieme di norme che regolamenteranno l'utilizzo di queste tecnologie. C'è un grande dibattito in atto nell'Unione Europea che riguarda il fatto che queste tecnologie debbano essere considerate come i vecchi OGM oppure debbano essere considerate alla stregua del miglioramento genetico tradizionale, tenuto conto che le mutazioni che si inducono sono indistinguibili dalle mutazioni spontanee che sono già state ampiamente utilizzate. L'Unione Europea ha iniziato un lungo processo di consultazione delle parti coinvolte e alla fine di questo processo, e se volete potete anche voi partecipare come cittadini, perché si può andare sul sito dell'Unione Europea e scrivere il proprio parere, alla fine di questo processo dovrà decidere se continuare a trattarle, così come fa adesso, come gli OGM di vecchia generazione, o prevedere un processo più semplificato per la loro coltivazione. È chiaro quindi che se si sceglierà la seconda strada di semplificare il processo, si vedranno gli effetti prima. Se si resterà sulla vecchia posizione, ci vorrà del tempo perché non saranno molti quelli che saranno disponibili a effettuare quei grandi investimenti che sono richiesti per superare il processo di approvazione. Sono le 10:30 ed è il tempo di iniziare con il secondo intervento, che è del professor Mascino, di cui vi ho detto brevemente prima l'attività scientifica formidabile che ha portato avanti nei decenni, che ha a che vedere proprio con il genoma, con il suo sequenziamento, e più recentemente anche questa sua formidabile attività con i piccoli RNA, che ha consentito di comprendere una serie di eventi molto importanti, che addirittura hanno portato, come sentiremo, altri autori che si sono basati sui suoi lavori al premio Nobel. L'intervento del professor Mascino, accademico dei Lincei, è sul CRISPR-Cas9, da meccanismo di difesa batterico a potente strumento di editing genomico ed epigenomico. Pino. Grazie. Allora, buongiorno. Condividiamo lo schermo. Nuova condivisione. Sta avvenendo? Lo schermo. Quindi. E tu se vuoi. Sì, lo vedete? Sì. Sì, benissimo. Una domanda. Allora, in qualche modo tolgo. Allora, vedete dal titolo stesso che ho voluto rendere molto chiaro il fatto che questi meccanismi di cui parlerò sono meccanismi naturali di difesa.
Sono meccanismi che si sono sviluppati negli organismi viventi negli ultimi miliardi di anni, possiamo dire, visto che parleremo anche di batteri, e che proteggono gli organismi viventi in generale, vedrete, dagli organismi superiori, addirittura fino all'uomo, naturalmente a partire dai batteri. Questa vorrò farvi vedere come i ricercatori, studiando le abilità degli organismi di sopravvivere, se volete, vedete perché, hanno scoperto una serie di cose, tra cui poi vedremo in fondo anche il meccanismo CRISPR-Cas. Quindi proseguiamo. Sto cercando di... Pino, sì? Si sente male? Non so se è perché devi stare più vicino al, al microfono o quant'altro. Ok, mi avvicino allora. Allora, volevo farvi vedere come appunto abbiamo popolazioni batteriche, abbiamo milioni e milioni di specie batteriche. Molti milioni non sappiamo determinarlo perché sono talmente tanti che scopriamo quotidianamente, sequenziando genomi batterici senza nemmeno aver mai visto queste cellule, che abbiamo nuove decine di milioni di nuovi geni che appartengono chiaramente a batteri, ma naturalmente, come ben sappiamo, abbiamo anche un numero enormemente grande di animali, di piante sulla Terra, quindi stiamo parlando di centinaia di milioni di specie diverse. Tutte queste specie sono circondate da virus, poi da trasposoni. Sia i batteri che le cellule, diciamo così, superiori, sono costantemente infettate da virus. Il numero di virus presenti sulla Terra è stato calcolato che è almeno il doppio di quello di tutti gli organismi viventi, non come numero di specie, ma proprio come numero di individui di tutte le specie. Quindi stiamo parlando di numeri straordinariamente grandi. Ebbene, molti di questi virus infettano, per esempio, i batteri. Qui c'è una rappresentazione di questi virus che hanno la capacità di agganciarsi attraverso recettori sulla superficie di batteri, per esempio, e di infettarli. E ora vedremo che questa capacità è naturalmente condivisa anche da altri organismi, perché ci sono virus a DNA, virus ad RNA, trasposoni ad RNA o a DNA, che infettano sia gli individui del regno animale. E il regno animale, come dire, ha sviluppato negli ultimi molti milioni di anni, probabilmente stiamo parlando di 400-500 milioni di anni, in quello che noi chiamiamo il sistema immunitario, così come anche le piante hanno dovuto sviluppare in qualche misura un meccanismo di difesa, perché vengono infettate costantemente da virus, per esempio, che sono virus ad RNA nella stragrande maggioranza, e hanno sviluppato come difesa da questa invasione, se volete, di virus che può naturalmente uccidere una pianta, un meccanismo chiamato silenziamento genico, di cui dirò alcune cose tra breve. Anche i funghi, naturalmente, che sono molto abbondanti, ci sono centinaia di migliaia di specie di funghi diversi, utilizzano il silenziamento genico che è simile a quello del regno vegetale, ma oltre producono antibiotici, come ben sappiamo, visto che poi li utilizziamo per le nostre patologie. Infine i batteri. I batteri, che sono come numero di ore, di specie naturalmente molto numerosi, se volete, e sono sulla Terra da appunto quasi 3 miliardi di anni, hanno incontrato virus costantemente fin dalla loro nascita o evoluzione, e quindi si sono dovuti dotare di diversi meccanismi di cui ora parleremo. Allora, il nostro sistema immunitario, come sapete, è molto complesso, ce n'è uno che è innato e un altro invece che è adattivo o adattativo. Allora, questo innato ha a che fare con cellule che sono capaci di, incontrando per esempio batteri in circolo, di fagocitarli, di distruggerli, quindi macrofagi, granulociti, eccetera, hanno proprio questa loro funzione. Poi, se non sono cellule, ma invece sono molecole, molecole di DNA, di RNA o proteine, invece ci sta un'attivazione attraverso l'incontro di queste molecole con cellule specializzate in questo, che sono per esempio i linfociti di tipo T oppure di tipo B, di produrre anticorpi, e questi anticorpi poi ci proteggono da eventuali ulteriori presenza di quelle molecole che possono essere associate appunto a dei virus
e abbiamo l'esempio quotidiano del Covid-19, il quale se ci infetta in qualche misura anche ci immunizza se non ci uccide, oppure stiamo utilizzando la possibilità di utilizzare una molecola di RNA che codifica per una proteina del virus per immunizzarci e quindi diventiamo immuni al virus almeno per un certo periodo di tempo, proprio perché produciamo anticorpi specifici contro questa proteina che è essenziale per il virus. E quindi questo sistema immunitario ci protegge da questo particolare virus, ma naturalmente siamo già vaccinati, la stragrande maggioranza di noi, per molti altri virus, fortunatamente fin da quando siamo bambini, e riusciamo a sopravvivere molto bene come specie umana vaccinata rispetto al passato, quando la vaccinazione non esisteva. Ma le piante come fanno? Non hanno anticorpi, non producono anticorpi, ma hanno anche loro un sistema di difesa. Ecco qui per esempio un esempio di una pianta in cui un virus ha infettato le foglie e sarebbe in grado di poi uccidere questa pianta. Ebbene, anche le piante hanno un sistema sia innato che adattativo, nel senso che posseggono un sistema di difesa che una volta che vengono infettate da un particolari virus sviluppano molecole che, qualora il virus si ripresenti su altre foglie, su altre regioni della pianta, sono in grado di combatterlo. Allora, questo meccanismo fu usato da Pfizer, che era capace solamente perché questa molecola di RNA era doppia elica, di tagliuzzarla in due frammenti. Questi due frammenti sono ibridati tra di loro, quindi sono a doppia elica, ma la proprietà di questa ulteriore proteina chiamata argonauta di riconoscere questa piccola molecola a doppia elica e di liberarsi di una delle due eliche fa sì che questa proteina chiamata argonauta sia ora in grado di riconoscere molecole di altro RNA da cui derivava in qualche modo attraverso questo meccanismo. Una volta che le riconosce attraverso la complementarità delle basi, attiva una sua attività che noi chiamiamo endonucleolitica, che taglia l'RNA in quel punto, dopodiché questo RNA viene degradato da nucleasi. Questo meccanismo è un meccanismo che è presente sia nelle piante che nei funghi è presente in parte anche diciamo nei mammiferi, negli animali, in particolare negli animali ancora più semplici, come per esempio possono essere i nematodi, ovvero i vermi. Bene, la presenza di questo meccanismo anche negli animali ha fatto sì che l'attenzione diventasse estrema verso questo meccanismo, che permetteva in qualche modo, attraverso queste proteine presenti nelle cellule, di distruggere un RNA prodotto all'interno delle cellule. Questo RNA poteva essere, immaginate, un RNA che invade le cellule, perché può essere un RNA di un virus, oppure un RNA di un trasposone. Ora cercherò di dire due parole su cos'è un trasposone. Sono degli elementi mobili di DNA che vengono, per potersi replicare, devono essere trascritti in RNA e quindi sono molecole capaci quindi di trasporsi poi attraverso queste molecole di RNA, e sono molto pericolosi perché invadono i genomi. Quindi i genomi, in qualche modo, le cellule con il loro genoma si devono difendere da questa invasione e non sempre ci riescono molto agevolmente. Dicevo che questo meccanismo è presente anche nei funghi ed è il sistema di difesa in cui i funghi in generale, quindi le muffe, ma anche gli altri funghi, che noi conosciamo perché sono più evidenti, si difendono sia dai virus che dai retrovirus e dagli elementi trasponibili. Questo è stato provato. Questi elementi trasponibili a DNA, ad RNA, virus ad RNA e DNA, sono bloccati nella loro espressione, quindi nella loro capacità di infettare o di invadere i genomi attraverso il meccanismo che vi ho mostrato. L'idea che è venuta appunto una volta che si conoscono i meccanismi, qualcuno che ha un'idea, ma lo potremmo utilizzare per esempio in qualche modo. Vedere il premio Nobel a Fire e Mello, che lo hanno messo in evidenza in un piccolo nematode chiamato Chandrabis elegans, ma è utilizzato quotidianamente in tutti i laboratori di biologia e di biomedicina al mondo ogni giorno. Perché? Perché è facile introdurre all'interno di una qualunque cellula che si sta studiando, di cui si vuole silenziare un gene specifico che è importante per quella patologia o la funzione che sta svolgendo quella cellula, attraverso l'immissione nella cellula di queste piccole molecole di RNA.
sono appena 20-22 nucleotidi in doppia elica sintetizzate al costo di 3 o 4 euro addirittura, quindi pochissimo, e possono essere introdotti in queste cellule e operano attraverso questo meccanismo per spegnere l'attività di un determinato gene, bloccandone, distruggendo l'RNA specifico. Vi rendete conto che era il sogno dei genetisti poter semplicemente spegnere l'attività genica di un gene qualsiasi e poter domandare qual è l'effetto che questo gene soppresso può avere, ovvero qual è il fenotipo cellulare. Questo ci ha permesso di capire moltissimo sul funzionamento di moltissimi geni. Migliaia e migliaia di geni in tutti gli organismi vengono studiati attraverso questo meccanismo. Quindi c'è un meccanismo che è innato, diciamo così, negli organismi viventi superiori, eucariotici quindi, che ci permette in qualche modo di silenziare qualunque gene noi si voglia silenziare. E stiamo parlando non del genoma però, stiamo parlando degli RNA che sono trascritti dal genoma. Ma cosa accade ai batteri? I batteri che sono costretti a vivere nell'ambiente in presenza di una quantità di fagi spaventosamente grandi. Pensate che, fatti recentemente studi di contaminazione batterica nelle acque del Gange, ma anche nei nostri fiumi, si rilevano milioni di particelle fagiche per millilitro, parlo di millilitri, di centimetri cubici. Quindi il numero di fagi presenti sulla Terra è spaventosamente grande. Per esempio, recentissimamente, come vedete, in febbraio di quest'anno, sono stati pubblicati dei lavori dagli istituti di ricerca europei in cui sono state messe in evidenza ben 140.000 specie diverse di batteriofagi presenti nel nostro intestino. Quindi i batteriofagi albergano anche in noi, perché? Perché trovano i batteri che albergano nel nostro intestino, ma anche nelle nostre superfici generali, e possono quindi sopravvivere e riprodursi. Bene, questi batteriofagi sono un problema serissimo per i batteri, perché se hanno questa capacità di infettare e di uccidere i batteri con questa efficienza, tant'è vero che un solo batteriofago che riesce a far penetrare il proprio DNA all'interno di un batterio uccide il batterio riproducendosi circa un migliaio di volte, poi lisa il batterio, fuoriesce, va ad infettare le cellule circostanti. Negli esperimenti che facciamo in laboratorio vediamo di come un singolo fago posizionato in un punto specifico di una piastra di coltura batterica riesce ad uccidere milioni di batteri nell'intera notte dell'esperimento. Quando torniamo al mattino troviamo che migliaia, milioni di batteri intorno al fago sono stati uccisi. Questo vi dice quanto è efficace la sua capacità. Quindi questa battaglia tra batteriofagi e batteri, naturalmente durante l'evoluzione, che va avanti da un paio di miliardi di anni, ha determinato che i batteri, per poter sopravvivere, dovessero sviluppare meccanismi di difesa, e ve ne parlerò almeno di due enzimi di restrizione e o, come vedremo, il sistema CRISPR-Cas. Allora, gli enzimi di restrizione cosa sono? Sostanzialmente sono presenti praticamente in tutte le specie batteriche che noi conosciamo, sono delle proteine che formano un dimero, quindi una coppia di identiche proteine, che hanno la capacità di riconoscere sul DNA delle sequenze specifiche. Queste sequenze sono delle palindromi, possono essere lette sulle due eliche in direzioni diverse, come vedete opposte, sono la stessa sequenza. Questi enzimi sono capaci di tagliare il legame fosfodiesterico, spezzando quindi la catena del DNA in tutte e due le eliche e permettendo quindi eventualmente la degradazione del DNA ad opera di nucleasi. Sono di due tipi, possono tagliare così in modo sfalsato, poi centrale, e sono estremamente importanti. Perché? Perché una volta che questi enzimi sono stati preparati, utilizzati, scoperti da questi tre ricercatori, sono Harber, Nathans e Smith, all'inizio, alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, e li ha portato ufficialmente alla vittoria del premio Nobel nel 78, questi enzimi sono stati lo strumento per far nascere l'ingegneria genetica. Ma come si difendono i batteri, quindi, attraverso questi enzimi? Il fago, eccolo qua, rappresentato in questo modo, riesce ad iniettare il proprio DNA. Una volta che entra, gli enzimi di restrizione riconoscono queste sequenze che sono presenti in tutti i DNA, anche
nostro, e se sono appena 4 nucleotidi sono presenti ogni 300 o 400 coppie di basi, se sono 6 nucleotidi ogni circa 4.000 coppie di basi, ebbene viene tagliato dall'enzima di restrizione e quindi questo DNA del fago viene quindi degradato. Ma come mai l'enzima di restrizione non taglia anche il DNA del batterio? Beh, non lo taglia perché? Perché i batteri hanno sviluppato enzimi simili che però stavolta invece che tagliare a questo punto metilano le citosine, per esempio, della sequenza di tutte le citosine del genoma batterico e quindi anche quelle delle sequenze riconosciute dagli enzimi di restrizione e impediscono agli enzimi di restrizione di tagliare il proprio DNA. Quindi la difesa del genoma batterico passa attraverso la metilazione, attraverso metilasi specifiche che sono naturalmente codificate dal batterio stesso per proteggersi dai suoi propri enzimi di restrizione. Naturalmente i fagi, alcuni hanno imparato a catturare durante l'evoluzione molecole di metilasi, di geni per proteine metilasi, e metilano il proprio DNA fagico e quindi quando infettano un batterio, ora l'enzima di restrizione che è presente in quel batterio non può agire e quindi riescono ad infettarlo. Quello dicevo che l'importanza estrema di questa scoperta da parte dei ricercatori all'inizio degli anni 70 ha permesso la nascita dell'ingegneria genetica, perché la semplice ragione è che è possibile tagliare il DNA attraverso l'enzima di restrizione, è possibile che un'altra molecola di DNA che ha esattamente le stesse sequenze fiancheggianti, in questo caso vedete sono AATT, se sono AATT potrà essere ligato quindi attraverso una ligasi che genererà una molecola ibrida che sarà formata da, per esempio, un DNA vettore che ha la capacità di autoreplicarsi all'interno di un organismo vivente e il nuovo frammento di DNA che abbiamo introdotto, che potrebbe essere per esempio un gene di nostro interesse. Questa molecola circolare viene introdotta o in un batterio, una cellula superiore, e potrà replicarsi producendo la funzione, per esempio, di questo particolare gene che abbiamo introdotto. Questa si chiama ingegneria genetica e viene costantemente utilizzato dagli anni 70 e ha permesso tutti gli sviluppi che Michele Morgante descriveva poc'anzi. Senza ingegneria genetica non ci sarebbe stata nemmeno la possibilità di fare sequenziamento dei genomi, eccetera. Siamo quindi nell'era delle sequenze dei genomi e quindi in questo momento tutto ciò ci permette di sequenziare tanti genomi. Siamo entrati negli anni 80, la capacità di sequenziare è diventata un pochino più importante, era molto difficile rispetto ad oggi, ma già si poteva cominciare a pensare di sequenziare genomi batterici. E quello che accadde a metà degli anni 80 è che man mano che si sequenziavano queste regioni di DNA dei batteri, si ritrovavano delle sequenze che erano sequenze ripetute, la stessa sequenza che era lunga dai 30 agli 80 nucleotidi, dipendeva dalla specie batterica di cui stiamo parlando, ed era intervallata da sequenze invece che non erano ripetute, erano sequenze diverse da loro, chiamate spaziatori in generale. Si capì a un certo punto che non solo era questa la struttura di questo luogo fisico all'interno del genoma, ma oltre a questa regione, che poi si chiamerà CRISPR array, era presente un'altra regione sempre costantemente di un'altra piccola molecola che poteva essere trascritta in RNA, più un certo numero di geni che codificavano per delle proteine. Queste proteine, proprio perché erano sempre vicine come geni a questa regione a sequenze ripetute, furono chiamati CAS, come vedremo, perché sono associati, quindi sono CAS associated genes, a questo CRISPR. Quindi scoprirono per caso la presenza di queste regioni, ma quelle regioni ripetute ci si accorse che erano regioni palindromiche. Cos'è una sequenza palindromica? Una sequenza, appunto, come dicevamo, che può essere letta nelle due direzioni, quindi se voi vedete T, A, eccetera, e quindi qui ci avremo A, T, ecco. Sono complementari tra di loro, qualora singola elica, possono formare una struttura di questo tipo che noi chiamiamo forcina o hairpin. Ebbene, queste particolari strutture, vedrete che saranno chiamate poi CRISPR,
Vediamo perché. Quindi è rimasto per 15 anni misterioso, dall'85 diciamo a quasi il 2000 non si capiva molto bene cosa fosse. In fondo era un problema, perché assemblare quelle sequenze ripetute non si riusciva a trovare il modo di metterle insieme in modo coerente, per cui fu chiamato in molti modi diversi, quindi sequenze ripetute direttamente, variabili, sequenze ripetute in tandem, altre volte sequenze ripetute, lunghe sequenze ripetute in tandem, eccetera. Ha avuto parecchi nomi durante la storia della sua scoperta, fino a che non ci si rese conto che poteva avere una funzione. Quindi queste sequenze sono presenti praticamente nella totalità dei batteri di tipo archeo e nella metà fino ad ora dei batteri, degli eubatteri, sono piuttosto corte, come vi dicevo, tra i 20 e i 50 coppie di basi, sono palindromiche e poi in mezzo hanno delle regioni di tipo randomico, ovvero diverse l'una dalle altre. Quindi questo nome CRISPR viene dato al fatto che sono sequenze palindromiche ripetute e vicine l'una all'altra. E così come la parola CAS significa proteine, sequenze associate a CRISPR. Quindi questo numero variabile di geni intorno alla sequenza ripetuta, addirittura da 4 a 20 geni diversi possono essere presenti. Nel 2005 si comprese che era un meccanismo di difesa dai fagi, quindi ci vollero quasi 20 anni prima che i ricercatori si rendessero conto che era un meccanismo di difesa. E funzionava in questo modo: il fago infettava la superficie del batterio, faceva penetrare una molecola di DNA, c'era un complesso di proteine codificato da queste proteine CAS che era capace di tagliuzzare questo DNA in frammenti, veniva sintetizzata una regione, diciamo, omologa ad altre che già erano nel genoma, e questa regione che ora veniva introdotta in questo luogo, appunto, che era il tandem chiamato CRISPR. Ora, questa funzione di queste proteine è ancora in studio, perché è piuttosto complessa: integrare, sintetizzare, essere in grado di riconoscere le sequenze, è ancora non completamente chiara in tutti i suoi meccanismi, ma quello che venne fuori, appunto, che c'erano tutta questa serie di geni, come dicevo, possono essere da 4 fino a 40, e poi c'era un altro piccolo gene che veniva trascritto in un RNA che in qualche modo diventava poi importante, perché veniva assemblato successivamente con le proteine CAS, di cui vi parlo tra un attimo. Quindi si cominciarono a studiare tanti batteri e venne fuori che c'erano tanti tipi di classi. Vedete, qui sono indicati 6 tipi di classi di proteine CAS, o possono essere molte, e queste sono coinvolte nella formazione di queste sequenze ripetute insieme a un frammento che è stato tagliato dal genoma del virus e viene integrato. Naturalmente questa regione è una regione di DNA che viene mantenuta nel genoma di questo batterio, ma viene costantemente trascritta in un RNA che chiamiamo RNA precursore, e proprio perché è intervallata da queste sequenze palindromiche che possono assumere questa struttura forcina, diciamo, servirà una funzione successiva. C'è un'altra attività enzimatica che taglia questi trascritti in frammenti, eccoli qua, ciascuno corrispondente a una regione che in qualche modo è chiamata spaziatore, ovvero sequenze diverse dalle sequenze palindromiche. Questi RNA sono sempre presenti all'interno della cellula batterica. Qualora arrivi un nuovo fago che infetta la cellula, immediatamente ognuno di questi RNA andrà a provare di ibridarsi con il nuovo DNA del fago che è appena entrato nella cellula. Se sarà capace di fare una ibridazione con questo DNA, attiverà una proteina CAS che ha la proprietà di tagliare il DNA e quindi di distruggerlo. Quindi tutto ciò adesso è noto, perché sono stati fatti molti studi recentemente che ci spiegano questo meccanismo, ma è stata fatta una prova illuminante in questo. Se si ha un batterio di cui si conosce completamente il genoma e
si conosce esattamente anche questa sequenza, e si infetta con un fago che non ha nessuna di queste sequenze ripetute. Quindi, in teoria, non viene riconosciuto. I batteri che vengono così infettati vengono lisati, distrutti dai fagi, dall'infezione fagi, eventualmente qualcuno sopravvive e da lì riparte quella particolare ceppo batterico capace di sopravvivere. Si analizza il genoma di questo batterio che è sopravvissuto e si ritrova che nella regione precedentemente studiata è stata aggiunta una nuova serie di molecole che saranno, guarda caso, derivate dal fago infettante. Quindi il meccanismo è sempre operativo e quando un nuovo fago che ha capacità di distruggere le cellule infetta la cellula, qualcuna riesce a sopravvivere perché riesce a tagliarlo in tempo, riesce a integrarlo in tempo e attraverso queste piccole molecole di RNA riesce a distruggerlo. Quindi adesso nasce una nuova ceppo di quel particolare batterio capace di essere resistente, ovvero immune, è una vaccinazione da fago. Bene, CRISPR-Cas quindi è una Cas9 in particolare, è questa proteina che ha la capacità di legare questi RNA che sono codificati dal genoma, genoma CRISPR, e quindi riconoscere il DNA ed eventualmente in questa posizione tagliare il DNA, questa porzione blu, è il DNA che verrà quindi degradato. Allora, la cosa meravigliosa è che queste due ricercatrici, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, per prime capirono che forse era possibile utilizzare questo meccanismo batterico, che è presente solo nei batteri, per ingegnerizzarlo in modo da utilizzarlo nelle cellule superiori. E riuscirono quindi in questo modo a per prime capire che se producevano un RNA sintetico che aveva quella particolare struttura e introducevano nelle cellule anche una proteina Cas, per esempio la proteina Cas9, potevano silenziare a livello di DNA in qualche modo l'espressione di quel gene. Vediamo come avviene tutto ciò. In questo breve filmato che io ho tagliato molto, vedete il virus che un batterio sta infettando le cellule. In questo modo vedete che il DNA del batterio, del virus, scusate, viene riconosciuto da queste due molecole che se c'è stata già infezione precedente, questa porzione dell'RNA sarà identica a una porzione del virus. Si assembla la proteina Cas9 con queste due molecole di RNA ed ora questo complesso può riconoscere la sequenza perfettamente completare sul DNA e introdurre un doppio taglio sulle due eliche. In questo modo ora il DNA viene degradato. Ma le due ricercatrici fecero proprio questo ragionamento. Ma se noi ora produciamo una molecola di RNA che ha questa porzione, diciamo, variabile, più le porzioni fisse, che sono necessarie per il riconoscimento della proteina Cas9. E questa sequenza qui, stavolta è una sequenza omologa ad un gene di nostro interesse, e introduciamo il tutto all'interno di una cellula superiore, cosa accade? Quindi questo è quello che fecero, questa è la sequenza, diciamo, corrispondente a un gene di interesse. Questo è il nucleo di una cellula superiore attraverso cui, diciamo, entrano all'interno del nucleo, incontrano il DNA, il nostro DNA, per esempio, del procariote, e inducono automaticamente un taglio in corrispondenza della sequenza che è stata introdotta. A quello che accade che immediatamente, appena si forma questo taglio, quello che succede è che delle nucleasi cominceranno a degradare questo DNA che ora si è spezzato in tutte e due le eliche e quindi verrà degradato dalle nucleasi. Ma esiste un meccanismo che alberga tutte le cellule superiori che è il riparo del DNA una volta che ambedue le eliche sono state tagliate, perché altrimenti ci sarebbe immediatamente la degradazione di quel particolare cromosoma e quindi la morte cellulare. Questi meccanismi che permettono di riparare il DNA, chiedo scusa, adesso ho generato un problema, provo ad andare avanti, vediamo se ci riesco, sì,
Questi meccanismi che riparano il DNA sono abbastanza efficienti, ma non rapidissimi. Quindi in quel punto, come dire, il DNA viene risaldato, ma purtroppo lasciando un qualche errore, qualche nucleotide, come possiamo vedere, che verrà introdotto o non introdotto e quindi sarà una mutazione importante. Questa è la base dell'uso di CRISPR-Cas nelle cellule superiori, in cui in questo modo si sta introducendo un errore in un gene, per esempio, e quindi si può in qualche modo bloccare definitivamente la funzione di quel gene. Però capirono anche che se oltre a questi RNA sintetici avessero introdotto anche del DNA di interesse, per esempio di un nuovo gene che si voleva introdurre in questo punto, bene, questo DNA poteva essere casualmente introdotto in questo punto e quindi nel punto specifico in cui il DNA doppia elica viene aperto, viene introdotto un gene di interesse che può essere un gene che sostituisce un gene che è difettoso. Quindi vedete che questo meccanismo fa uso della capacità della proteina Cas e dell'RNA di riconoscere specificamente una sequenza e poi fa uso di un meccanismo interno che è quello del riparo del DNA, che viene riparato sia ricucendo, rimettendo insieme, rilegando insieme le due eliche del DNA, sia permettendo l'introduzione di una nuova sequenza. Ecco bene, questo meccanismo è stato perfezionato molto recentemente, quindi già ormai CRISPR-Cas è in funzione da qualche anno, e quello che sta accadendo è che si chiama prime editing, per esempio, in cui i ricercatori sono stati capaci di pensare che alla proteina Cas9 potevano associare un'altra proteina, la proteina chiamata reverse trascrittasi o trascrittasi inversa. Questo RNA, che pure è sintetico, serve per riconoscere naturalmente il luogo in cui si vuole far agire la proteina Cas, ma la proteina Cas è stata modificata, ovvero non è più capace di fare un doppio taglio sulle due molecole, sulle due eliche di DNA, ma farà un solo taglio e quindi in qualche modo aprirà una delle due eliche lasciando l'altra intatta. Il DNA sintetizzato a questo punto può contenere sia una sequenza di riconoscimento del DNA target, cioè dove vogliamo poi far agire la proteina Cas, sia un frammento di RNA ulteriore che invece è la sequenza che vogliamo in quel modo introdurre. E questo è l'RNA di cui sto parlando, che c'è la sequenza di legame al DNA e un pezzettino di sequenza che è quella che noi vogliamo per esempio introdurre. Quello che accade, accade che la proteina Cas farà il taglio soltanto su una delle due eliche, e naturalmente la sequenza che è capace di riconoscere il punto specifico sul DNA è legata all'RNA sintetico, il quale è seguito da un pezzettino di sequenza che si vuole introdurre. La reverse trascrittasi sarà capace, in questo punto specifico, che è come lo chiamiamo un 3'H, di aggiungere nuovi nucleotidi sotto forma di DNA, e quindi allungherà questa sequenza di DNA di un certo numero di nucleotidi, fino a 20-30 per esempio. A questo punto quello che accade, questo DNA potrà riibridare, c'è una nucleasi specifica che è sempre presente nelle cellule che eliminerà il DNA che ora non può più ibridarsi, e quello che accadrà, si formerà di nuovo la doppia elica. Però ci sarà un punto in cui abbiamo introdotto alcuni nuovi nucleotidi che chiamiamo mismatch, ovvero punti in cui non si può formare l'ibridazione perfetta della doppia elica. Ebbene, un'ulteriore proteina Cas, che questa volta introduce soltanto un nick perché ha un RNA guida che gli permette di riconoscere la sequenza successiva, farà sì che, tagliando l'altra elica, che ora dal nick che si è formato in questo punto, ci sarà una nucleasi che riuscirà a rimuovere quella regione e a sostituirla con una regione intatta. In questo modo avremo introdotto una sequenza nuova all'interno del DNA, una sequenza nuova e voluta. Questo può essere un solo nucleotide, 2, 3, 7 nucleotidi, quanto si vuole per far cambiare la funzione di questa particolare gene. Questa tecnica è la tecnica che viene utilizzata ora per introdurre mutazioni specifiche in luoghi, punti specifici su geni specifici. Quindi è veramente un successo straordinario
di come funziona, commettendo praticamente nessun errore su altri geni. Però, come volevo forse dirvi in poche parole, il nostro DNA non è un DNA nudo all'interno delle nostre cellule, ma è sotto forma di cromosomi. È presente, quindi, è un DNA che è avvolto in un numero di spire molto elevato intorno a quello che si chiamano gli istoni. Questi istoni a loro volta formano dei nucleosomi che struttureranno un cromosoma. Il DNA può essere, per esempio, ad opera di enzimi metilasi, metilato in certi punti, in particolare le citosine, gli istoni possono essere anch'essi modificati chimicamente. Queste modifiche chimiche del DNA e delle proteine istoniche viene chiamata meccanismi di tipo epigenetico. In particolare la citosina metilata nel DNA è associata a una regione silenziata del DNA. Quindi quando il DNA viene metilato localmente, quella regione del DNA non viene più utilizzata e questo impedisce al gene di essere trascritto. Ma c'è un codice istonico, sì, naturalmente molto complesso. I quattro istoni possono essere modificati in vario modo, metilati, acetilati, fosforilati, e questo qui determina poi se quella regione sarà trascritta, non trascritta, quante volte e quando. Ebbene, la cosa straordinaria è che se ora queste modificazioni epigenetiche possono essere modulate, per esempio, da noi, come Michele Morganti vi diceva, farmaci che possono modulare controlli epigenetici che sono così importanti in patologie estremamente gravi come il cancro e altro, possono in qualche modo permetterci di curare queste patologie. Ebbene, quello che è possibile fare con questo sistema è che queste patologie, per esempio, possono essere sfruttate, o questi meccanismi epigenetici possono essere sfruttati, perché, per esempio, noi vediamo che abbiamo cellule staminali embrionali prodotte a partire da cellule differenziate, cellule della mia pelle, posso trasformarle in cellule staminali embrionali e da lì derivare organi, prima organoidi e poi organi, che possono essere importanti per studiare funzioni cellulari. Ma oggi con CRISPR-Cas, attraverso questa proteina chiamata D-Cas, perché non taglia, possiamo indurle e studiarle specificamente su ogni gene. Come si fa? Ecco qua che la proteina Cas9, però nella versione incapace di tagliare il DNA, ma ancora capace di legarsi al DNA, può portare, associandogli delle proteine, per esempio questa è una proteina attivatrice, può portare su un promotore, su una regione di interesse di controllo dell'espressione di un gene, può portare una proteina che attiva quel gene particolare. Oppure può portare una proteina che è una demetilasi per demetilare le citosine che bloccano l'espressione di questo gene e attivare quindi l'espressione di quel gene. O viceversa, può portare su una sequenza specifica vicina ad un promotore che a sua volta è non metilato, può metilarlo e quindi bloccare la espressione genica. Quindi, come vedete, attraverso CRISPR-Cas è possibile portare modifiche epigenetiche su singoli geni senza toccare minimamente la sequenza del DNA, ma attivando o inibendo l'espressione genica. E questo ha funzioni estremamente importanti che ci permettono di immaginare applicazioni straordinarie, perché molto spesso i geni sono a livello epigenetico diciamo così alterato, e ci permetterebbe di immaginare di poterlo revertire e questo di riattivare oppure bloccare. Posso soltanto farvi vedere un esempio ulteriore che proprio nel laboratorio di cui io sono ospite. No, non c'è molto tempo ancora. Quindi io concludo dicendo che questi meccanismi sono, come vedete, molto semplici, sono di origine naturale, ma i ricercatori, una volta che li hanno incontrati, sono stati capaci di individuare la loro funzione e hanno determinato il cambiamento globale della capacità che noi abbiamo di intervenire sul genoma di qualsiasi organismo vivente. Quindi termino qua e aspetto qualche domanda. Grazie Pino. Vediamo se ci sono domande degli studenti. Ce n'è una che non so se è rivolta a te o alla precedente
relazione. Beh, infatti la domanda, se capisco bene, dice come mai l'utilizzo della CRISPR-Cas prevede l'intervento solo sugli embrioni. Allora, già si diceva che abbiamo la proibizione naturalmente di utilizzare embrioni umani, però si possono utilizzare embrioni di altri organismi e in quel caso è possibile studiare lo sviluppo embrionale andando ad alterare l'espressione di qualunque gene di interesse di tipo appunto sviluppo, per lo sviluppo embrionale. Ci sono altre domande? Vedo un po' sulla chat. Aspettiamo un attimo, tanto quello che recupereremo il tempo alla fine della seduta. Grazie ancora Pino per il grande interesse della tua relazione e anche per il modo essenziale e molto facile da seguire del tuo intervento. Grazie ancora. E adesso abbiamo il terzo relatore, che è il professor Naldini, di cui ho detto qualche cosa prima, che è a livello internazionale è uno dei primi che hanno fatto uso a livello clinico dell'approccio con la terapia genica per la specifiche patologie. E il professor Naldini oggi ci parlerà di una nuova medicina di precisione per il terzo millennio, terapia genica ed editing del genoma. Grazie Luigi. Grazie Mario dell'invito, grazie a tutti. Mi sentite e mi vedete le slide? Sì. Perfetto. Benissimo, allora buongiorno a tutti. Vi racconterò come arriviamo all'editing genetico da una prospettiva diversa da quella che avete appena sentito, proprio quella dello sforzo per generare nuovi farmaci in clinica, e vedrete un po' la convergenza di linee di ricerca così diverse, dove poi dei breakthrough che arrivano dalla ricerca di base possono veramente trasformare quello che facciamo. Quindi la prenderò un po' alla larga, anch'io partendo da cosa si sta facendo e che cos'è la terapia genica e che cosa sono soprattutto le prospettive della nuova medicina cui mi riferisco nel titolo. Capacità di trasferire geni tra le cellule a scopo terapeutico, geni sono informazioni genetiche rilevanti, ma anche poi, come vedremo, di editare questi geni, come avete appena sentito dalla relazione di Pino Macino. Anche la possibilità di isolare e manipolare cellule staminali che hanno la capacità di rigenerare i tessuti è sempre maggiore oggi e ci permette anche qui di immaginare nuovi scenari terapeutici. E infine la possibilità di manipolare la risposta immune che mette in moto potenti armi biologiche che possono eliminare delle cellule malate, infette o cancerose, e anche questo può essere sfruttato in una nuova medicina che utilizza queste armi complesse. E anche la combinazione di queste strategie, trasferimento genico, manipolazione di cellule staminali, manipolazione dell'immunità, permette di trattare in modo efficace molte malattie per cui fino adesso non avevamo una terapia invece disponibile. Cominciamo dalla terapia genica, ovvero dal trasferimento genico. Perché lo facciamo? Per rimpiazzare, per esempio, un gene difettivo che abbiamo ereditato in modo non funzionale e aggiungiamo in questo modo una copia funzionale di quel gene, oppure per istruire una nuova funzione nelle cellule. Come vedremo, con il CRISPR e con l'editing possiamo addirittura modificare la sequenza di un gene in situ, correggerlo direttamente, ma ci arriveremo poi più avanti. Trasferire un gene oggi lo facciamo in buona parte usando un sistema naturale. Spesso nella ricerca ci ispiriamo a quello che l'evoluzione ha prodotto. Avete visto anche CRISPR deriva da una straordinaria sviluppo di un sistema difensivo dei batteri. I virus, come i fagi dei batteri, sono macchine sofisticate per inserire i loro geni nelle cellule di un organismo infettato o ospite. E questo è l'esempio di un virus che entra in una cellula, che trasferisce i suoi pochi geni nel nucleo di quella cellula. Per alcuni virus questi geni vengono addirittura integrati nel DNA di quella cellula, che diventa una fabbrica di virus, perché ovviamente
legge queste informazioni genetiche e produce nuove particelle virali. Il virus per propagarsi cosa fa? Cattura però l'RNA o il DNA del suo stesso gene, in qualche modo lo riconosce fisicamente attraverso qualche segnale, quindi si porta via le proprie informazioni e si propaga. In terapia genica quello che si fa sostanzialmente è di modificare il genoma di questo virus che andiamo a produrre, facendo in modo che quando gemma dalla cellula produttrice che noi coltiviamo in laboratorio, si porta dietro non il suo gene virale, ma il gene terapeutico che noi abbiamo preventivamente unito a quel segnale di cattura, per cui produciamo una particella che noi chiamiamo vettore, un virus diciamo che in tutto e per tutto assomiglia a quello selvatico, ma quando infetta la cellula introduce invece il gene terapeutico. Della particella virale in genere resta poco, dopo qualche ora, qualche giorno, resta invece il gene terapeutico che produce la proteina che prima per esempio mancava o che vogliamo introdurre. Se il virus ha integrato il suo gene nel cromosoma di queste cellule, se queste cellule si dividono, lo trasmetteranno alla progenie e avremo una modificazione genetica stabile. Con questo approccio possiamo introdurre geni terapeutici, per esempio in cellule staminali, che poi a loro volta possono essere usate per rigenerare un intero tessuto. Lo sappiamo fare molto bene da tanti anni con le cellule staminali del sangue, per cui in clinica il trapianto ad amidollo o di cellule staminali è un approccio terapeutico per molte malattie, ma in questo caso ricorre a un donatore sano. Nella terapia genica, come vedremo, possiamo invece usare le cellule dello stesso paziente per questo approccio. Si stanno però sviluppando strategie simili anche per altri tessuti, per cui la possibilità di coltivare e manipolare staminali, come quelle della pelle, della cornea, del muscolo, scheletriche e anche neurali, è una realtà in clinica. I primi esperimenti di terapia genica si sono condotti proprio su una malattia del sangue, tipicamente una malattia in cui, per esempio, manca un'intera linea di cellule, proprio quelle dell'immunità, di cui stiamo parlando ormai in continuazione, i linfociti, per un difetto genetico. Bambini affetti da questa malattia non possono vivere nell'ambiente naturale perché infetti dopo la nascita perirebbero, se non trattenuti sostanzialmente in una sorta di camera sterile o bolla in qualche modo. Raccogliendo le cellule staminali del sangue di questi pazienti e usando il virus modificato che vi dicevo prima, si sono ottenute le prime prove della possibilità di integrare il gene, una copia funzionante di quel gene in queste cellule, poi infuse nel paziente stesso, e con questo si è ottenuto sostanzialmente la rigenerazione delle linee dei linfociti che prima mancavano, restituendo quindi a questo bimbo la possibilità di rispondere alle infezioni e di vivere sostanzialmente una vita normale. Questi sono stati i primi successi della terapia genica, siamo ormai quasi a 20 anni da queste esperienze, che hanno usato inizialmente dei vettori derivati da alcuni virus, retrovirus in questo caso, murino, che avevano però alcuni difetti importanti. Tanto erano poco efficaci, per cui poche di queste cellule si potevano modificare, e quindi in ogni caso le possibilità di applicazione di questa strategia erano limitate. Ma anche quando questi virus inserivano casualmente questi geni nel genoma, in alcuni casi l'inserzione poteva avvenire in un sito, diciamo, sensibile e alterare le proprietà di quella cellula, tant'è che in alcuni dei pazienti trattati, in alcune patologie, sono poi insorte delle leucemie proprio perché l'inserzione di questi geni era avvenuta casualmente, ma in un sito, diciamo, rischioso. Qui faccio un piccolo riferimento personale. Io mi sono affascinato su questa strategia di terapia genica ormai, no? Più di 30 anni fa, un po' meno, insomma, quando il tema principale era proprio questa limitazione dei sistemi virali in uso. Allora si stava vivendo un'altra drammatica epidemia virale da parte di una nuova specie virale che era comparsa nell'uomo, ed era HIV, di cui AIDS era la patologia frequente. Ma HIV, al di là della tragedia che ha portato sull'umanità, poteva avere delle proprietà importanti come vettore se addomesticato per la sua alta efficienza di infezione delle cellule. Quindi, lavorando con HIV, siamo riusciti a generare un sistema vettore
molto più efficace per poter fare terapia genica. E praticamente nei 15 anni successivi, pur partendo da un virus così temibile come HIV era ed è ancora, e pensate che ad oggi sono almeno 30 milioni o forse anche di più le persone che sono morte per questa nuova infezione che si è diffusa nell'uomo, oggi abbiamo una terapia che non lo elimina ma lo sopprime, quindi rende in realtà la malattia cronicizzata e può restituire una vita quasi normale, ma è ancora una emergenza rilevante. Ebbene, siamo arrivati nel giro di, come vedete, praticamente di quasi 15 anni, a utilizzare un vettore derivato da HIV, reso ovviamente non più temibile dal punto di vista della malattia, ma molto più efficace per entrare nelle cellule. Questo è il primo bambino che è stato trattato con una malattia che fino allora non era altrimenti trattabile con la terapia genica, perché avevamo bisogno di un sistema molto più efficiente, in cui praticamente la maggior parte delle cellule che noi, delle cellule staminali che noi prelevavamo, dovevano essere efficacemente modificate. E con questo possiamo oggi trattare molte malattie, come non solo più alcune rare malattie dell'immunità, che sono molto sensibili, diciamo, alla riparazione, ma malattie che richiedono questa alta efficienza, come per esempio malattie ematologiche, la talassemia, l'anemia falciforme, importanti malattie ereditarie del sangue, molte malattie da accumulo, in cui si possono andare a modificare praticamente le serie cosiddette delle cellule bianche, i macrofagi, i monociti, che nei tessuti hanno funzioni di smaltimento del materiale accumulato e che, se di nuovo sono difettosi, possono portare a gravi malattie anche qui. Eppure anche possibilmente malattie, infezioni o anche stesse neoplasie, attraverso questo processo in qualche modo di fornire informazioni addizionali alle cellule. Vi faccio vedere rapidamente quali possono essere i risultati drammatici di queste nuove terapie. Questa è una malattia d'accumulo molto grave che colpisce i bambini nei primi mesi di vita. Questi, vedete, sono... E quella che vedete, le barre verdi, sono l'acquisizione per una popolazione normale di capacità motorie, qui in percento. Quindi qua si vede quando il bimbo comincia a stare in piedi, poi a camminare, poi a correre, raggiunge intorno ai 2 anni, no, il 100% della capacità motoria. Questi che vedete qua sono bimbi affetti da questa terribile malattia, si chiama leucodistrofia metacromatica, una malattia d'accumulo che colpisce il cervello e i nervi periferici. Questi bimbi sono inizialmente normali nella prima fase di crescita, poi i genitori notano invece l'insediarsi di difetti, incapacità progressive motorie, e purtroppo crollano nelle loro capacità motorie, diventando sostanzialmente allettati, e poi finiscono drammaticamente la loro vita in uno stato di coma negli anni a venire. Noi abbiamo provato a trattare con la terapia genica i fratellini o le sorelline di bimbi per cui la diagnosi era stata fatta ormai in ritardo ed erano ormai gravemente compromessi, ma questa è una malattia ereditaria che purtroppo nelle famiglie in cui può nascere un bimbo con questa malattia, talvolta quando si arriva alla diagnosi ce n'è già un secondo fratellino o sorellina che ha la stessa malattia, ma è ancora in fase molto iniziale. Provando a trattare in questa fase iniziale, quindi prima che il danno cerebrale fosse compromesso, abbiamo ottenuto un risultato di questo tipo. Cioè ad oggi questi bimbi trattati veramente in modo precoce, purché veramente all'inizio dei sintomi, non hanno poi sviluppato la malattia. Per farvi vedere un esempio, questo è il primo bimbo che abbiamo trattato, siamo ormai praticamente a 8 anni dal trattamento, aveva 9 anni all'età del trattamento, aveva già qualche sintomo, mancanza di sensibilità a livello, no, degli arti inferiori. Lui oggi, praticamente, come vedete in questa immagine, capisco che non si veda, peccato, vediamo se questo si vede, no, non si vede. Vi avrei fatto vedere come praticamente questi bimbi oggi sono, per fortuna, normali nella loro motilità. Questo bimbo mantiene ancora un po' di difficoltà a muoversi perché ha una mancanza di sensibilità. Quest'altro ragazzino che abbiamo trattato 7 anni fa è assolutamente normale. In questo filmato l'avreste visto correre come e oggi lui intende anche fare il calciatore, giusto appunto. Quindi, a fronte di questa possibilità straordinaria di trattare delle malattie genetiche gravi, drammatiche, e rovesciarne proprio il decorso, perché possiamo intervenire sulla causa della malattia, cosa si è fatto e si sta facendo su malattie più comuni, come per esempio i tumori?
In questo caso, più che correggere il difetto genetico, che è complesso, è somatico, è multiplo nei tumori, si sta andando a sfruttare proprio la risposta immune, cioè potenziare le cellule che ci difendono normalmente dai tumori, ma che lo fanno in modo inadeguato. Se un tumore si è formato in un individuo è perché in qualche modo ha evaso il controllo da parte del sistema immunitario. L'approccio in questo caso è sempre quello di trasferire informazioni genetiche, ma su cellule non più staminali emopoietiche, ma sulle stesse cellule della difesa immunitaria, i linfociti. E sostanzialmente quello che si fa è che tutti i linfociti, come sapete, hanno sostanzialmente sulla membrana le cellule dell'immunità, hanno un recettore sulla membrana che li porta sul bersaglio, sul loro target. Il bersaglio può essere una cellula infettata da un virus che espone un frammento di quel virus o una cellula tumorale che espone una molecola alterata perché si è mutata nel corso della trasformazione. Questi recettori che vanno a riconoscere i cosiddetti antigeni tumorali sono rari, non è poco efficaci in genere, ma si possono recuperare in pazienti che per esempio hanno risposto efficacemente a un tumore, o si possono sintetizzare in vitro, e quindi si può immaginare di costruire dei recettori sintetici, alcuni di questi si chiamano CAR, che sta per chimeric antigen receptor, da inserire in questi linfociti, che sono dei linfociti killer, di nuovo con un vettore virale modificato, esattamente come quelli di prima, e quindi creare in questo linfocita la capacità di riconoscere in modo selettivo ed efficace un tumore e andare poi a eliminarne le cellule. Questa strategia è oggi in clinica e ha prodotto nuovi farmaci che hanno portato alla guarigione di alcuni tipi di tumore, soprattutto alcuni linfomi, leucemie, ma anche altri melanomi e così via. Uno dei limiti di questa strategia però è se noi introduciamo un recettore artificiale in un linfocita, quello neanche un altro preesistente che è il suo recettore specifico, e intanto quindi si trova ad avere due segnali che possono guidarlo verso bersagli diversi. Per alcuni tipi di questi recettori artificiali c'è addirittura il rischio che, siccome sono fatti da due molecole, si combinino tra loro generando dei recettori ibridi tra quello che noi abbiamo introdotto, anticancro, e quello precedente, di cui non sappiamo poi di cosa possono essere il recettore. Potrebbero addirittura portarci questo linfocita, per esempio, a uccidere delle cellule normali dell'organismo. Quindi una strategia molto interessante, rendere questi linfociti attivi contro il tumore, ma rischiosa per la presenza di questi altri linfociti. Come si potrebbe superare questo scenario? Beh, l'ideale sarebbe togliere il gene dei linfociti, quello originario, preesistente nella cellula. Okay? Eliminare un gene. Finora con i virus l'approccio possibile era aggiungere geni. Come faccio a togliere i geni? Ecco qua come nascono alcune delle prime applicazioni dell'editing. Avete sentito prima che è possibile con l'editing distruggere localmente un gene specifico e inattivarlo. Per fare questo noi usiamo delle nucleasi artificiali che tagliano il DNA in modo su una sequenza specifica che vanno a riconoscere. Il field del gene editing nasce prima di CRISPR, in realtà, perché l'idea di andare a inattivare o poi, come vedremo, editare i geni è preesistente alla scoperta di CRISPR, e sostanzialmente si sviluppa utilizzando altre proteine che sono presenti nelle cellule eucarioti, nelle cellule animali, come sapete non c'è CAS, che usano dei domini proteici che riconoscono alcune serie di basi per esempio, una delle più note, sono nel nostro più abbondanti nel genoma, sono le cosiddette zinc finger, dove un dito di zinco riconosce sostanzialmente tre basi allineate. Molte di queste proteine hanno più dita e quindi riconoscono un'intera sequenza di basi e funzionano da fattori trascrizionali sul nostro genoma. Si è decifrato questo codice come il dito di zinco, attraverso degli aminoacidi che ha esposto in un punto specifico riconosce diverse basi, si può ingegnerizzare in modo da veicolare una zinc finger artificiale che viene poi legata a una nucleasi, portando a tagliare il DNA in un punto specifico. CRISPR, come vi racconterà meglio Anna Meldolesi dopo di me, io vi faccio vedere qui le applicazioni, rivoluziona questa strategia, perché per farsi una zinc finger artificiale contro una sequenza
specifica, si deve lavorare dei mesi ingegnerizzando queste dita di zinco e bisogna saperlo fare anche in modo raffinato. E solo alcune company e alcuni laboratori avevano in mano questa tecnologia. Quindi il lavoro era lungo e per pochi. CRISPR democratizza gene editing usando sostanzialmente quella molecola di RNA tracer specifica di cui avete sentito prima, si può facilmente sintetizzare il bersaglio che a me interessa nella molecola di RNA e veicolare la molecola che taglia già di per sé, già precostruita per tagliare in modo raffinato, e quindi facilita questo compito. Quale che sia la nostra scelta, di fatto portiamo un taglio nel DNA nella sequenza specifica, la riparazione di questo DNA per un processo appunto che si chiama di non-homologous engineering, cioè un processo che sostanzialmente ricuce i frammenti di DNA in modo rapido, ma non preciso, produce delle mutazioni che possono inattivare quel gene. Questo lavoro, per esempio, che noi avevamo fatto appunto in età pre-CRISPR, usando delle zinfinger contro il gene di questo recettore dei linfociti T, che vi dicevo prima, ci aveva permesso di generare dei linfociti, se volete, nudi sulla loro superficie, ormai privi di quel recettore originario, e che una volta trattati col nostro virus modificato diventavano a questo punto veramente altamente specifiche e più potenti contro i tumori. Oggi, usando linfociti con questi caro TCR modificati, come vi dicevo, abbiamo delle potenti armi biologiche che si possono costruire per ciascun paziente contro il suo tumore, ma questi stanno funzionando, sono un po' limitati, soprattutto su alcune forme di tumori solidi. E qui di nuovo, usando l'approccio di CRISPR o il gene editing, si sta provando per esempio a eliminare ulteriormente dei geni che frenano o controllano normalmente l'azione dei linfociti. Un linfocita ingegnerizzato contro il tumore, in cui inoltre togliamo anche un freno biologico, potrebbe avere una maggiore potenza, ma naturalmente anche una maggiore tossicità, quindi questa è un'area, diciamo, di attivo sviluppo. Ma veramente la terapia genica, dicevo prima, una volta che abbiamo imparato a indurre un taglio nel DNA in una sequenza specifica, offre un'altra straordinaria possibilità. Il vero editing, che non è soltanto l'editore, non è qualcuno che cancella soltanto delle parole, ma è qualcuno che le sa anche riscrivere e soprattutto correggere. Possiamo usare questo approccio per riscrivere il DNA? Certo. E anche qui in che modo? Utilizzando un processo naturale che è la ricombinazione omologa, che è il modo in cui le cellule riparano una rottura del DNA senza accumulare mutazioni. Questa per fortuna è un processo disponibile alle cellule. Si calcola che ogni cellula probabilmente ogni 2 o 3 giorni possa subire almeno uno di queste rotture del DNA, quindi è un tasso altissimo questo rischio. Se tutte le volte questo taglio fosse poi riparato con una mutazione, ovviamente non sarebbe compatibile con la stabilità dei fenotipi. Le cellule, quando hanno subito un taglio di questo tipo, possono in realtà cercare una sequenza omologa a quella che è stata tagliata per ricopiarla in modo fedele nel sito di taglio. Questo è particolarmente vero quando la cellula replica il DNA, perché appena è passata la forca di replicazione, come voi sapete, avete 2 filamenti a questo punto che si sdoppiano e si stanno duplicando. Una rottura in uno di questi filamenti può essere riparata usando l'altro come stampo. Questa è la ricombinazione omologa che può essere sfruttata a questo punto nell'editing in che modo? Fornendo alla cellula, insieme diciamo all'enzima che taglia, all'editore, una copia, diciamo uno stampo artificiale che è omologo alla regione tagliata, ma reca la nuova sequenza, magari al suo centro, che vogliamo inserire. In questo modo la cellula andrà a usare quello stampo per ricopiarlo fedelmente nella sede del taglio e quindi introdurre una nuova sequenza in sede. Questo processo è un po' più difficile da ottenere, meno efficiente della semplice rottura, richiede appunto l'inserimento dello stampo, quindi c'è parecchia ingegneria genetica da fare, ma ha la straordinaria potenzialità di permettere di correggere, vi dicevo, in situ il gene. Quindi alcuni dei rischi che vi dicevo prima, quando inseriamo casualmente, rimpiazzando un gene che non funziona, inserendo nel genoma in modo casuale con un retrovirus una copia funzionale, non abbiamo una riparazione perfetta. Abbiamo una copia in più che può essere espressa in modo casuale e la cui inserzione nel genoma in punti variabili ha dei rischi.
Con l'approccio dell'editing possiamo correggere la copia originale e quindi mantenere il suo controllo locale che proprio nel locus produce e evitare di andare a danneggiare o inserire questo in altri siti del genoma. Ovviamente se la mia molecola, il mio bisturi molecolare è stato disegnato in modo raffinato e adeguato per essere preciso e ovviamente questo è l'impegno che occorre avere per garantire che non vi siano o siano trascurabili i tagli, diciamo, fuori dal bersaglio. In pratica, quindi, avete visto, abbiamo sviluppato negli ultimi 30 anni una continua rivoluzione nella potenzialità, diciamo, di intervenire farmaceuticamente verso la malattia. Tradizionalmente la farmacologia si basa su piccole molecole che possono entrare nelle cellule e inibire o attivare degli enzimi e in questo modo in genere si ottiene efficacia ma anche bassa specificità, perché queste sono molecole relativamente piccole che possono interagire con molte altre proteine, diciamo, fisiologiche. L'uso dei farmaci biologici, anticorpi, ormoni, quindi che usa proprio molecole complesse di origine naturale che vengono ingegnerizzate, ha rivoluzionato la medicina degli anni 90. Oggi stiamo vedendo un ulteriore passaggio. Il farmaco diventa un gene, ovvero le informazioni genetiche per produrre quella molecola biologica, uno stesso enzima, quindi per esempio, come vi ho rapidamente fatto vedere prima, per produrlo in modo continuativo, stabile, talvolta anche regolato o selettivo. E quindi si apre uno straordinario scenario di intervento correttivo sul genoma e l'ultima generazione di farmaci addirittura sono le cellule ingegnerizzate a loro volta, per esempio una cellula staminale ingegnerizzata che riproduce un intero sistema emopoietico o una cellula killer capace di uccidere in modo efficace, preciso, dei tumori. Queste cellule possono essere le stesse cellule del paziente che abbiamo modificato o in alcuni casi delle cellule di donatore con funzione di donatore universale che possiamo produrre in quantità per questi approcci. A fronte di questa straordinaria potenzialità sono tante le sfide che dobbiamo raccogliere e affrontare come ricercatori e su questo fronte. Questi sono farmaci viventi, se volete, virus modificati in una versione più semplice, cellule vive del paziente o di un donatore che noi dobbiamo manipolare e infondere. La ricerca continua a essere essenziale sui meccanismi di controllo delle staminali, per esempio, o dell'immunità. Più capiamo i meccanismi di base, meglio potremo agire per modificarli a scopo terapeutico. In clinica, un medico che debba somministrare questi farmaci deve essersi preparato con un percorso adeguato. Non è la pillola, non è il prodotto chimico, ma è una complessa modificazione di un virus o di una cellula che deve conoscere per poter manipolare in modo sicuro. E poi questi sono farmaci estremamente costosi, potete immaginare, la produzione di questi farmaci che in alcuni casi richiedono prima il prelievo delle cellule del paziente che vengono inviati nel centro dove viene prodotta, per esempio, la modificazione genetica, che sia un editing, che sia un trasferimento genico, confezionato e poi in qualche modo rivenduto allo stesso paziente. Questo processo è costoso ed è complesso, richiede una filiera nuova della distribuzione dei farmaci, ma anche il potenziale di curare con una singola somministrazione una malattia che altrimenti richiedeva un continuo e costosissimo trattamento sintomatico e mai risolutivo. Dobbiamo però trovare il modo di sostenere questi costi, magari una tantum, ma molto alti rispetto a quelli che era il tradizionale approccio. Dobbiamo soprattutto garantire l'equità di accesso a questi farmaci che non rimangano per pochi ricchi e privilegiati individui o anche solo paesi, perché il nostro scopo ovviamente è di rendere questo approccio disponibile. E vorrei finire proprio passando su questo tema un po' più sociale e anche etico, nel chiederci quali sono le prospettive talvolta anche inquietanti che questa potenzialità di riscrivere il DNA in modo mirato e preciso aprono. Quello che vi ho detto finora sostanzialmente riguardava modificare delle cellule somatiche, ovvero di un individuo affetto da una malattia grave in cui andiamo a intervenire per correggere quella malattia grave o quel difetto. Questo può avere dei rischi per quell'individuo sulla sua salute,
ma in genere è somministrato nell'ambito di un trial clinico, di una prova, e può produrre dei nuovi farmaci. L'approccio che si segue è quello del rischio-beneficio. Non andrei certo a fare una terapia genica per far crescere i capelli a un calvo oggi, non andrei a farlo per potenziare una funzione sportiva, quasi in doping, anche se c'è chi sta provando a farlo. Dovremmo limitare queste applicazioni dove c'è oggi una serio malattia o rischio, e controllare ovviamente nel lungo termine la sicurezza. È però potenzialmente possibile intervenire su una cellula, sull'embrione, portatore di un difetto genetico che ha ricevuto, diciamo, dai genitori, e potenzialmente correggere quel difetto prima che l'embrione si sviluppi e sviluppi anche la malattia. Questo editing della linea germinale permetterebbe a portatori di difetti genetici di avere figli senza trasmettere loro il rischio di malattia. La modificazione genetica che noi andiamo a introdurre sarebbe però non solo trasmessa a tutte le cellule di quell'individuo, ma addirittura alle generazioni successive, se quell'individuo poi a sua volta generasse progenie. Questo approccio comporta complessità enormi, anche dal punto di vista semplicemente del disegno di uno studio. Chi riceve questa terapia, l'embrione, non può dare il consenso, non esiste neppure come individuo nel momento in cui gliela forniamo. Difficile, dovremmo poter seguire a lungo termine, per tutta la vita, un individuo che nasce con una modificazione genetica fatta nel suo embrione per garantirne la sicurezza. Questo individuo nascerebbe quindi già, diciamo, con una sorta di marchio per essere seguito, e soprattutto, e per fortuna, oggi esistono molte alternative potenzialmente, tecnicamente molto più consolidate e anche sicure, non necessariamente eticamente migliori, relative alle opzioni che ha una coppia che sa di avere un difetto genetico, per evitare di avere poi un figlio malato, per esempio da una malattia recessiva. Queste vanno dalla diagnosi genetica preimpianto, sostanzialmente la fecondazione in vitro, e la valutazione poi a livello dell'embrione, nelle prime fasi di sviluppo in vitro, se le cellule di questo embrione sono portatrici o no del difetto genetico. Dicevo, non è necessariamente eticamente preferibile questa strategia, che poi è una selezione dell'embrione in questa fase. Idealmente, se noi potessimo intervenire in modo terapeutico su un embrione neoformato, potremmo avere un approccio anche più, potenzialmente addirittura meglio adatto allo scenario anche legislativo, che da noi è molto più rigido ovviamente sulla sperimentazione sugli embrioni. Questo però ci sta anche veramente sfidando a dire fino a che punto è poi lecito intervenire sul genoma della specie, con interventi che poi rimarrebbero comunque all'interno. Stiamo giocando a Dio, ci stiamo facendo trascinare dalla tecnica, perché abbiamo una tecnologia disponibile e comunque ci andiamo dietro, senza in qualche modo esercitare un governo attento. E mentre, diciamo, le principali società scientifiche, i giornali, dibattevano di questo scenario, sostanzialmente dicendo è troppo presto per entrare sull'embrione umano, anche nei paesi in cui questo fosse consentito, la tecnologia non è sicura e affidabile, ci siamo trovati qualche anno fa nella sorpresa totalmente sgradita e anche drammatica, in un meeting internazionale proprio su questi temi, viene annunciato da questo ricercatore cinese che lui avrebbe trattato due embrioni umani per distruggere un gene che fa da recettore, da corecettore per HIV, per rendere quindi queste gemelline, in realtà erano delle bimbe, resistenti all'infezione dal virus. Questo intervento, di cui poi sappiamo poco, perché è rimasto poi, si è potuto avere poco follow-up, non sappiamo cosa sia successo di queste bimbe, che in realtà sarebbero nate con in effetti il gene editato, non è stato lecitamente fatto, non si è poi constatato che mancavano i permessi appropriati, il ricercatore è stato processato e apparentemente anche imprigionato, non sappiamo molto, questo è avvenuto in Cina, di quello che segue, forse Anna Mendolesi vi racconterà meglio questa storia, ma certamente questo evento ha creato drammaticamente un tema. Una volta ancora ci siamo trovati indietro rispetto a un avanzamento tecnologico, rispetto a come la società si era attrezzata per gestirle, le applicazioni in modo corretto. Si è quindi sviluppato e si sta sviluppando un dibattito che coinvolge, deve coinvolgere tutti, a partire da voi giovani che vi avvicinate proprio anche alle vostre professioni, dire fino a che punto dovremmo considerare lecito aprire la strada a interventi
che hanno un significato ovviamente per una singola coppia rispetto a un desiderio di procreare figli geneticamente correlati e non portatori di malattia, rispetto ai rischi di fare, no, di avere nella società un'apertura a ben più preoccupanti applicazioni. Alcune delle preoccupazioni che sono state sollevate a questo riguardo potrebbero essere, ma se noi avessimo la possibilità di editare i difetti genetici, andremo poi ad accettare meno la disabilità, avremo una pressione verso gli individui portatori di questi difetti, avremo minore capacità di accettare quella che è un po' la lotteria naturale in cui si può nascere con diversi talenti e problemi. Andiamo a intaccare la dignità umana, gli individui diventano strumenti, i bambini vengono disegnati su misura delle richieste dei loro genitori. Al tempo stesso c'è, molti direbbero, ma noi non vogliamo disegnare dei bimbi, noi vogliamo dei healthy bimbi, vogliamo dei figli sani. E questi figli, questo in realtà avviene ancora. Già, Luigi, volevo soltanto ricordarti che domani, siccome siamo in ritardo, dopodomani abbiamo una sessione intera su bioetica e biopolitica. Quindi... Io in realtà ho finito su questa è la mia ultima slide, per cui volevo porre questo tema e ricordarvi solo che il problema di accettare un intervento genetico su un embrione, che oggi è precoce sicuramente e sembra anche eticamente così complesso, per un certo verso può essere poi accettato nello sviluppo sociale. Voglio solo finire con questo esempio. Noi oggi, se abbiamo una famiglia in cui un bambino sviluppa una leucemia e si va a cercare un donatore compatibile per potergli fare un trapianto curativo e quel donatore non c'è, non si trova, quella famiglia può pensare di concepire un fratellino o una sorellina, e siccome solo il 50% dei fratelli o delle sorelle sono donatori compatibili, fare una selezione degli embrioni per garantire che nasca un donatore appropriato. Questo potrebbe essere un designer baby, noi lo chiamiamo savior, cioè abbiamo un salvatore di questo caso, e questo eticamente lo rendiamo accettabile. Quindi questi per dirvi che lo scenario è complesso, mi fa piacere che domani verrà discusso nel dettaglio perché veramente è di altamente importante. Con questo chiudo per dirvi che oggi la scienza sta raccomandando una moratoria su questo intervento sulla linea germinale e presto tecnologicamente, dobbiamo essere sicuri che si possa fare con sicurezza e anche presto dal punto di vista etico-sociale. Grazie Luigi e ti ringrazio molto per la chiarezza del tuo intervento e anche per esserti contenuto nel tempo che ci dà modo di poter ascoltare le domande degli studenti. Apre un po'. Le leggi? Allora sì, dunque... Non so se sono rivolte tutte a te o anche a Paolo, scusami, anche a Pino. Allora, la prima mi sembra che mi sta chiedendo se la riparazione del DNA può essere utilizzata per codificare proteine che possono riparare le cellule danneggiate dai tumori. Potenzialmente si può immaginare di ovviamente correggere i difetti genetici che causano il tumore, cioè nella cellula tumorale, che come sapete accumula difetti genetici. Il problema è che se poi non lo facciamo in tutte le cellule, rimarrà sempre qualche cellula, diciamo, non corretta che può rigenerare il tumore. Si preferisce quindi utilizzare l'immunoterapia, cioè creare una cellula immune che va a cercarsi tutte le cellule tumorali da eliminare. Però potenzialmente è possibile. Poi, sempre sui tumori, si può intervenire sui telomeri mediante la biotecnologia. Beh, potenzialmente il concetto dei telomeri sono alla base di una certa immortalità delle cellule, le telomerasi sono disponibili alle cellule staminali per poter continuare a moltiplicarsi e in parte anche ai tumori. Non mi è chiaro se oggi ci siano delle strategie, si è immaginato di poter sia inibire queste telomerasi e quindi ridurre la capacità di crescere dei tumori o di creare anche qui un'immunità contro la telomerasi. Queste sono strategie che di nuovo potrebbero colpire un tumore più delle altre cellule. Va bene. Scusa Mario, posso fare io una breve domanda a Luigi? Sì, rapide però. Sì, sì. Luigi, scusa, nel caso delle malattie genetiche, dove la terapia tramite CRISPR-Cas verrebbe fatta sulle cellule somatiche. Quali sono i problemi in termini di delivery e di quale percentuale di cellule devi riuscire a correggere per eliminare la malattia?
Ti ringrazio, la domanda è molto importante. Allora, come avete visto, io vi ho raccontato sostanzialmente la terapia genica ex vivo, in cui le cellule vengono prelevate da un organismo e modificate ex vivo. E quindi si può fare, questo si applica solo a alcuni tipi di malattie. Il vantaggio è che io la mia manipolazione la faccio fuori dall'organismo, posso verificarne anche l'efficacia e standardizzarla. In questo caso, con CRISPR si può raggiungere per la distruzione del gene efficienze altissime, anche il 90% e più, anche biallelico. La riparazione via homologous recombination è molto più inefficiente, oggi a seconda del tipo di cellule può viaggiare tra il 10% e il 20%, potrebbe essere sufficiente in alcuni casi. La delivery, cioè la somministrazione ex vivo, in genere si fa con elettroporazione o nanoparticelle. Tutto diverso se io voglio fare l'editing o il trasferimento direttamente in vivo, come si sta facendo. Anche qui si possono usare idealmente delle nanoparticelle che veicolano queste, per esempio CRISPR, soprattutto in modo efficace oggi nel fegato, e CRISPR al tempo di tagliare poi in qualche modo viene eliminata. Si può fare distruzione quindi di un gene, e anche questo oggi è entrato in clinica, c'è uno studio riportato su New England da poco, in cui una malattia con base diciamo epatica, con un gene diciamo dominante negativo, viene di fatto trattata efficacemente da una somministrazione di CRISPR. La ricombinazione omologa in vivo è ancora lunga da fare nell'uomo, si è fatta con successo nei topi, anche nel cervello, nel muscolo, ma usando dei virus per portare tutta la macchina dell'editing, e questo è ancora un po' complesso da portare nell'uomo. Grazie. Ci sono altre domande? No, è te. Va bene, io ringrazio ancora il professor Naldini e passiamo all'ultimo speaker della mattina, che è la dottoressa Meldolesi. Il piacere di introdurre qua una grande divulgatrice notevole, perché dopo grandi scienziati ci vuole anche qualcuno che abbia grande pratica con la divulgazione scientifica, e sicuramente Anna Meldolesi lo è. Ed addirittura ha una passione personale per la tecnologia del CRISPR-Cas, sul quale ha addirittura scritto un libro, e quindi attraverso immagini ci riassumerà un pochettino tutto quanto è stato detto. E prima ancora di dargli la parola vorrei ricordare a tutti che questo seminario continua domani e dopodomani nello stesso orario, 9.30, 12. E i temi affrontati saranno questa tecnologia nelle patologie umane, nei vegetali ed infine nella bioetica e biopolitica, con anche in queste sessioni speakers di primo ordine e altri divulgatori scientifici. Adesso con piacere do la parola ad Anna Meldolesi, scusandomi con lei per il ritardo, naturalmente lei ha i suoi 20 minuti già programmati e quindi finiremo non a mezzogiorno, ma a mezzogiorno e un quarto. Anna, ti prego. Va bene, buongiorno a tutti, ciao ragazze e ragazzi. Io ho pensato di raccontarvi CRISPR attraverso le immagini e l'immaginario, perché le immagini hanno sempre avuto un ruolo importante nella scienza, ben prima che arrivassero i nuovi media, i social network, perché servono a rendere visibile l'invisibile, quindi servono anche a farci capire le cose. Pensate alla struttura... Mi sentite? Non vediamo tutta l'immagine. Io sono a schermo condiviso. Vabbè, non fa niente, le successive fanno bene. Non ti preoccupare. Bene? Sì. Ok, allora pensiamo alla struttura tridimensionale del DNA, no? Questa foto famosissima che in tutti i libri di biologia è stata scattata da Rosalind Franklin con i raggi X ed è stata cruciale per far capire a Watson e Crick che il DNA ha la struttura doppia elica, insomma, che conoscete, che avete visto in tante animazioni prima. In effetti, allora... Eccoli qua, Watson e Crick, sono loro proprio con il loro modello di DNA, anche questa è una foto molto iconica. Modelli tridimensionali, elaborazioni grafiche, adesso anche le animazioni computerizzate, sono dei modi molto utilizzati oggi per visualizzare le molecole biologiche, anche per visualizzare CRISPR,
perché sono molto efficaci sul piano della comprensione e della comunicazione. Adesso vi faccio vedere un esempio di un video molto bello, in cui vediamo di togliere l'audio così ci parliamo sopra. Ecco, qui praticamente si può vedere la protagonista, insomma, di questo seminario di oggi, no? La proteina Cas9, che è l'elemento fondante della tecnologia CRISPR, nel suo complesso CRISPR-Cas, si può ammirare in ogni dettaglio, da ogni angolazione, in tutta la sua bellezza. Si può notare il solco in cui viene alloggiata la molecola di RNA guida, che serve poi a riconoscere la sequenza bersaglio sul DNA. In queste animazioni si possono vedere come si verificano le corrispondenze tra la sequenza dell'RNA e la sequenza del DNA, si può vedere il gioco degli appaiamenti. Insomma, è un tipo di rappresentazione in cui CRISPR appare disincarnata, idealizzata, per poter a scopo proprio esplicativo. Questa rappresentazione, la biologia molecolare assomiglia un po' a un orologio svizzero, no? In cui ogni ingranaggio molecolare si incastra, e guardandole è un po' come entrare in un micromondo in cui tutto funziona alla perfezione, in cui le immagini valgono come spiegazioni. Ma come apparirebbe invece CRISPR-Cas se la spogliassimo da questo tipo di modellizzazione? Apparirebbe così. Questa è una ferma immagine di un filmato che è stato prodotto con un particolare tipo di microscopia, la microscopia a forza atomica. Vedete la sferetta, è proprio il complesso della proteina Cas con il suo RNA guida e vedete che è posizionato su un filamento di DNA. Questa immagine appartiene appunto a un filmato che poi vi faccio vedere, molto breve, insomma, si vedrà una freccina rosa che si indica i domini enzimatici che si attivano, quindi le forbici molecolari che si preparano a tagliare, e poi si vedrà una freccina azzurra che indica il DNA che viene reciso. Ma quello che volevo far notare è che questo filmato è arrivato solo nel 2017, quindi 5 anni dopo l'inizio ufficiale dell'era CRISPR, e quindi quando ormai si sapeva già come funziona CRISPR, come funziona la tecnologia CRISPR, però allo stesso avuto destato molto stupore, molta eccitazione, perché vedere una cosa, insomma, è un po' diverso da immaginarla. Le immagini che adesso vi faccio vedere, vedrete, sono abbastanza tremolanti e sfocate rispetto alla perfezione della computer grafica invece che vi ho mostrato prima. Eccole qua. Però sono diventate virali lo stesso tra gli appassionati, perché hanno un po' il fascino del real footage, della presa diretta. Insomma, ci sembra di essere davvero lì dentro la cellula. È un po' come se fosse il sequel di queste immagini qua, no? È come se fossero appena planati sopra la superficie batterica i fagi di cui parlava Macino, avessero iniettato il loro materiale genetico e il batterio si preparasse, insomma, a difendersi dispiegando le sue difese basate su CRISPR. Ma per raccontare bene CRISPR servono anche un altro tipo di immagini oltre a queste, e sono le analogie visive, sono le metafore. Da quando è uscito, diciamo, il lavoro fondante di questo, che ha dato origine alla nascita della tecnologia CRISPR nel 2012, sia gli scienziati che i comunicatori hanno cercato tra gli oggetti della vita quotidiana degli esempi a cui potersi ispirare per spiegare in modo semplice CRISPR. L'esempio più usato ovviamente è quello delle forbici. Questo l'ho usato persino l'Accademia dei Nobel, annunciando il Nobel per CRISPR nel 2020, ha usato questa immagine e ha proprio parlato nel comunicato stampa di forbici genetiche. Si può parlare di bisturi genetico, i giornali dicono spesso copia e incolla del DNA, taglia e incolla del DNA, forse sono espressioni un po' troppo artigianali, danno un po' l'idea del rammendo, del bricolage, insomma, per cui sembrano analogie imperfette rispetto alla perfezione della computer grafica che abbiamo visto prima, comunque sono sicuramente molto utilizzate.
Volendo dare un significato aggiuntivo più alto, più culturale, più simbolico all'immagine delle forbici, si possono pensare le forbici di CRISPR come in questa copertina di questo libro, come le forbici che appunto Dio passa, regala all'uomo. Si tratta di una rivisitazione, di una rielaborazione, di un dettaglio della creazione di Adamo che si trova sulla volta della Cappella Sistina. Di solito CRISPR viene raccontata anche come un coltellino svizzero, perché ha molti diciamo accessori, quelli di base nel modello più semplice, ovviamente sono, possiamo immaginarceli come una morsa che si lega al DNA, una bussola per trovare la posizione, le lame delle forbici per tagliare. In questo modello è indicato anche un cavatappi per aprire i compartimenti cellulari. Ma come ci hanno spiegato i relatori precedenti, poi nel corso degli anni CRISPR si è modificata, ha aggiunto nuovi accessori, ha conquistato nuove capacità, per cui poi anche insomma il coltellino possiamo immaginarcelo in maniera molto più complessa. Diciamo che per semplificare possiamo dire che ha acquisito un pulsante per accendere e spegnere i geni, delle targhette fluorescenti per illuminarli, una matita e una gomma, insomma, per riscrivere le lettere del DNA. Esiste anche un altro filone di analogie visive che possono essere utilizzate per capire come funziona CRISPR. Sono analogie meno materiali, ma comunque ben visualizzabili, e si rifanno al mondo dell'informatica. Mi dimenticavo di dire appunto che con tutti questi nuovi modelli, nuove abilità di CRISPR, ormai CRISPR non è più uno strumento biotech solo, ma è una cassetta degli strumenti, in cui dentro c'è la Cas9, che è stata nominata spesso, la Cas12, la Cas13, la Minicas, e sicuramente un armamentario in grande crescita. Ma tornando alle metafore basate sull'informatica, possiamo immaginare CRISPR come un cursore che mettiamo, diciamo, posizioniamo su un testo di Word quando scriviamo, e a quel punto possiamo iniziare a riscrivere. Oppure possiamo immaginare CRISPR come un trova e sostituisci di Word, in cui diamo un comando trova e sostituisci, effettua quella sostituzione anche più volte se il refuso si trova ripetuto varie volte. Ecco qua. Un'altra immagine che ho scelto per raccontarvi CRISPR è questa, perché la scienza si fa nei laboratori, con le provette, con i computer, ma le conoscenze scientifiche diventano condivise ufficiali quando i risultati vengono pubblicati sulle pubblicazioni scientifiche accademiche come Science. Quindi questo lavoro scientifico è un'immagine della tecnologia CRISPR che nasce, perché è il lavoro del 2012 pubblicato su Science dai gruppi di Emmanuel Charpentier e Jennifer Doudna, che dà inizio poi alla rivoluzione di CRISPR. Vi voglio far notare che non ha avuto la copertina della rivista. Al posto della Cas9, insomma, vediamo che c'è un coleottero. Probabilmente Science ha sottovalutato in quel momento la portata rivoluzionaria del lavoro che stava pubblicando, ma c'è anche un altro problema, che chiaramente forse non era facile trovare un'immagine abbastanza bella che illustrasse l'esperimento, abbastanza bella da reggere una copertina. Però CRISPR è diventata come scienza da copertina. CRISPR ha tutto una versante molto pop, molto glamorous nel mondo della comunicazione. C'è stata raccontata potente come un pugile, sofisticata come un'opera d'arte giapponese, facile come un kit giocattolo per montare il DNA, precisa come una freccia scagliata dritta contro il bersaglio. Ci è stata raccontata introducendo il timore, anche la tentazione, no? dell'eugenetica e del children design, con l'idea di progettare i bambini a tavolino, e ci è stata raccontata anche come il miraggio, la panacea, la cura di tutti i mali, fame, inquinamento, malattie, eccetera, in questa copertina ovviamente esagerata. Le copertine che io ho preferito in tutti questi anni sono quelle che però parlano dell'universalità di CRISPR. CRISPR è una delle cose straordinarie, che con qualche piccolo accorgimento può funzionare in tutti gli organismi viventi. CRISPR è dappertutto,
come dice questa copertina di Nature, e CRISPR è dappertutto anche nel globo, perché è una tecnologia poco costosa, più semplice da usare delle precedenti, quindi alla portata di laboratori standard, non solo dei grandi templi della biologia molecolare nel mondo, e perché sono stati creati dei centri no profit, dei depositi che distribuiscono i materiali ai laboratori accreditati, secondo una filosofia di open access, quindi di scambio libero. Una certa aspirazione all'uso democratico, alla diffusione democratica di CRISPR è presente, si respira anche nel modo in cui tanti ricercatori di questo settore partecipano al dibattito pubblico, alcuni soprattutto negli Stati Uniti sono anche molto presenti sui social network e utilizzano anche un linguaggio pensato proprio per accorciare le distanze rispetto al pubblico giovane, proprio una chiave di dibattito democratico e partecipativo. Per cui per raccontare CRISPR si utilizzano linguaggi anche abbastanza informali, cartoon come questi, ad esempio, anche meme. Ad esempio, quando è successo che è stata pubblicata quella copertina un po' esagerata che vi ho mostrato prima, nella comunità scientifica ovviamente insomma c'è stata una reazione di forse un po' di fastidio, no? Che però invece di diventare critiche si è risolta in un gioco, una gara a scherzare sopra sui superpoteri attribuiti a CRISPR. CRISPR è grande scienza, non ha bisogno di esagerazioni, no? Per cui per scherzare, per demistificare, per riportare CRISPR nel mondo reale è partita una tweetstorm su Twitter, a cui hanno partecipato tanti ricercatori, anche tanti appassionati, e è finito addirittura negli studi di antropologia culturale, insomma, come esempio di folklore digitale. Ad esempio, l'immagine sulla sinistra è una rielaborazione di una saga molto popolare che è Il Trono di Spade. Quindi preparatevi, CRISPR sta arrivando. L'immagine sulla destra riprende una foto che è diventata virale qualche anno fa, perché è una fotografia di un vestito che alcuni vedono bianco e oro e altri vedono nero e viola, a seconda, insomma, per un curioso effetto cromatico, per cui nessuno sa di che colore sia davvero questo vestito, questo è il gioco, ma CRISPR però forse lo sa perché è in grado di rispondere a qualunque domanda. Quindi c'è tutto questo versante pop di CRISPR. Torniamo però alle immagini invece più classiche, alle immagini 3D delle molecole biologiche. Oggi si studiano anche con attrezzature come questa, con la microscopia crioelettronica. La ricercatrice che vedrete manovrare questo complesso macchinario è proprio Jennifer Doudna, una delle due inventrici di CRISPR. Lei è proprio una biologa strutturale, quindi è specializzata nello studiare la struttura delle molecole biologiche. Ho scelto queste immagini di Doudna, dovendone scegliere una, perché non è molto vista, non è molto nota, non è la solita immagine della biologa con il camice bianco e i vetrini, anzi forse sembra più un ingegnere aerospaziale in questa foto. Qui mi serve a ricordare che intorno a CRISPR ruotano tante competenze, ci sono tante discipline, tanti saperi, insomma, che sono utili e convergono, insomma, in questo filone di ricerca. Jennifer Doudna e Emmanuel Charpentier, oltre a rivoluzionare le biotecnologie, hanno rivoluzionato un po' anche il modo in cui noi ci figuriamo che possano essere i premi Nobel negli anni 2000, perché i premi Nobel siamo un po' abituati a immaginarceli uomini e in là con gli anni, perché ovviamente specialmente in passato nella comunità scientifica c'era una forte preponderanza insomma di uomini, perché può passare molto tempo prima che una scoperta venga premiata. Doudna e Charpentier invece ovviamente superano questa immagine data dalla scienza, sono una ventata di freschezza, di modernità, e quindi hanno avuto anche questo effetto, insomma, su quello che è il nostro immaginario della scienza. Questa, per esempio, è Emmanuel Charpentier, il giorno dell'annuncio del Nobel
si è presentata a questo shooting ufficiale prima di entrare in conferenza stampa in jeans e sneakers e ha posato appunto in maniera scanzonata di fianco alla statua di Max Planck, che è il fisico a cui è intitolato l'istituto che lei dirige a Berlino. Dan Charpentier hanno vinto molti premi oltre al Nobel. Le immagini che sono rimaste più impresse nell'immaginario collettivo però sono quelle in cui si tengono per mano, perché incarnano un ideale di alleanza tra donne leader che sicuramente ha una forte potenza simbolica. In realtà la loro collaborazione è finita abbastanza rapidamente dopo l'invenzione di CRISPR, le loro strade si sono separate perché Charpentier è tornata a dedicarsi alla microbiologia, invece Dan si occupa prevalentemente di editing genetico, però è un po' come se nel nostro immaginario fossero destinate a restare per sempre una coppia, le due inventrici di CRISPR, un po' come Watson e Crick, no? si dicono sempre insieme i loro nomi. Ovviamente molti altri scienziati hanno contribuito al puzzle di conoscenze che ha portato dalla scoperta di CRISPR come sistema microbico all'invenzione di CRISPR come piattaforma tecnologica. Esistono delle infografiche, delle immagini anche in questo caso che consentono di visualizzare la complessità di questa avventura scientifica e tanti contributi. Possono essere mappe geografiche come questa, in cui le scoperte scientifiche chiave sono posizionate appunto nelle varie città. Vedete insomma che CRISPR è una scoperta invenzione che poi insomma ha avuto tanti epicentri. Poi ci sono immagini ancora più complesse che sono le reti di relazioni. Queste per esempio sono delle immagini che mostrano i rapporti di collaborazione tra i gruppi di ricerca principali in tutto il mondo che si dedicano a CRISPR. Questo modo di produrre immagini per raccontare un filone di ricerca o la storia di un'invenzione è molto interessante, abbastanza nuovo, si chiama bibliometria intelligente e consente di visualizzare così a colpo d'occhio che cosa succede nei filoni di ricerca. Questo per esempio è un albero evolutivo della scienza di CRISPR che parte da una base che è quella della microbiologia e poi si divide in tanti settori di ricerca, sia di applicata sia ricerca di base, in tutti i campi che poi di cui si discuterà anche in questo seminario dei Lincei nei prossimi giorni, dall'agricoltura alla medicina. Se c'è un'immagine sicuramente emblematica che ha segnato questi quasi 10 anni, i primi 10 anni dell'era CRISPR, è questa, l'immagine dello shock. L'immagine di quel giorno del novembre del 2018 in cui in un importante summit internazionale il mondo ha avuto la conferma di una notizia che girava in maniera meno ufficiale da qualche giorno, di un'indiscrezione, cioè che effettivamente erano venute al mondo le prime CRISPR baby, le prime bambine con il DNA editato prima di nascere, quindi modificato quando erano embrioni. Si è trattato di uno shock, di un tabù che è stato infranto e che ha destato grossa preoccupazione nella comunità scientifica, che era preoccupata ovviamente per le bambine in questione, ma anche che questo balzo in avanti assolutamente avventuroso e avventato potesse compromettere, diciamo, il buon nome, l'immagine, anche in questo caso possiamo dire, di CRISPR. Questa è invece l'immagine della solitudine, della punizione, del colpevole. Il ricercatore cinese, autore dell'esperimento, che si chiama AJK, era scomparso già da qualche settimana, non si sapeva che fine avesse fatto, quando il New York Times lo ha avvistato sul balcone del dormitorio del campus universitario dove presumibilmente veniva tenuto sotto sorveglianza in attesa del processo che poi lo avrebbe condannato effettivamente a 3 anni di carcere. Ma l'immagine più importante di tutta questa storia delle CRISPR babies purtroppo è, per fortuna anche forse, è l'immagine che non abbiamo mai visto.
è l'immagine delle due bambine. Noi non sappiamo nulla di queste bimbe e di un terzo bimbo che sembra anche lui essere nato successivamente. Non conosciamo il loro aspetto, non conosciamo i loro nomi, conosciamo soltanto gli pseudonimi che sono Lulu e Nana. E questo è un fatto degno di nota, perché 40 anni fa, quando è nata la prima bambina concepita in vitro, Louise Brown, abbiamo potuto vederla sulle prime pagine dei giornali. Adesso viviamo in un'epoca in cui è tutto visibile, è stato superato un altro spartiacque simbolico, no? Con la nascita dei primi esseri umani geneticamente modificati, ma paradossalmente questo evento è rimasto non documentato a livello visivo. Credo che la mancanza di questa foto abbia avuto anche un certo impatto nel ridimensionare il risalto che è stata data alla notizia della nascita di Lulu e Nana, perché i media ne hanno riferito effettivamente, ma poi se ne sono dimenticati abbastanza in fretta, perché nella società dell'immagine forse se una cosa non la puoi vedere è anche un po' come se non fosse mai accaduta. Mi piace notare che le rappresentazioni negative di CRISPR e delle applicazioni di CRISPR o dei rischi di CRISPR sono abbastanza poche e non particolarmente creative, in genere si rifanno un immaginario abbastanza vecchio, mentre l'immagine pubblica di CRISPR è in maniera molto, in maniera predominante positiva ed è anche un laboratorio di cultura visuale. Questa immagine positiva di CRISPR si sta arricchendo continuamente, ad esempio con i volti dei primi pazienti trattati con successo. La più famosa è certamente Victoria Gray, un'afroamericana affetta da anemia falciforme. Lei è stata la prima paziente in assoluto in tutto il mondo a sottoporsi a un trattamento a base di CRISPR e a condividere anche la sua storia pubblicamente sui media. E in tutte le foto, insomma, che abbiamo di lei emana molta forza e molto coraggio. Un'altra immagine di un paziente importante per quanto riguarda la storia di CRISPR è questa di Patrick Doherty, perché lui è il paziente simbolo di un'altra svolta che è la prima sperimentazione non ex vivo ma in vivo, come vi spiegava il professor Naldini prima, quindi un trattamento non somministrato alle cellule dopo tratte dal corpo, no? Trattate e poi reinfuse, ma un trattamento somministrato direttamente dentro il corpo del paziente. Poi c'è un'altra paziente che vi voglio far vedere, perché ha avuto molto effetto simpatia questa immagine, perché Carlene Knight è stata trattata per un problema alla vista, il trattamento ha fatto migliorare la sua visione di colori, per cui ha festeggiato tingendosi i capelli di verde, insomma. Questi invece sono i primi pazienti italiani trattati con CRISPR per la talassemia. Insomma, questa carrellata di volti, di storie, è forse la serie di immagini più belle, insomma, di CRISPRazione, tra tutti i modi in cui ho potuto raccontarvi che cos'è CRISPR. Sicuramente queste sono le immagini più belle, ma tante nuove immagini continueranno ad arrivare sicuramente, perché la scienza di CRISPR è molto vivace, ci sono novità in continuazione. Per approfondire la cultura visuale di CRISPR vi consiglio di vedere un documentario d'autore molto bello che prima ha circolato nel Festival d'Essai, ma adesso è disponibile anche sulla piattaforma più nota per vedersi serie e film. Questo documentario si chiama Human Nature. Vi segnalo che c'è una bella sezione di risorse anche educational nel sito dell'istituto diretto da Jennifer Doudna, che è l'Innovative Genomics Institute. Addirittura si può giocare un videogioco in cui si gioca a distruggere il materiale genetico virale, insomma, durante un'infezione, l'infezione di un batterio. Ovviamente ci sono tanti libri belli da leggere, in Italia c'è anche un blog, insomma, che curo io, che è CRISPRmania. Non so se avrò il tempo di farvelo sentire, adesso questo me lo dovete dire voi, ma la divulgazione su CRISPR si fa anche addirittura con i brani rap.
mi piace raccontarvelo perché sono fatte molto bene, ne ho presi due ma ce ne sono anche altri. Sono fatte molto bene dal punto di vista scientifico, sono molto piacevoli dal punto di vista musicale e sono la dimostrazione del fatto che intorno a CRISPR è cresciuta una comunità di appassionati che è giovane e creativa e si esprime appunto anche così. Magari proviamo, non so, ditemi voi se ho tempo, ne faccio partire un pezzettino. Se è molto lungo, no? No. Se no, insomma, vi lancio questo input, insomma, potete sicuramente sentirvelo a casa. In particolar modo, insomma, questo secondo Women in CRISPR celebra, insomma, il contributo delle donne alla ricerca di CRISPR, che è sicuramente fondamentale, non solo per Daphne Charpentier, ma anche per la presenza di tante altre bravissime scienziate che stanno contribuendo. Alla Puoi vedere un pezzetto? Solo un pezzetto o è riduttivo? No, va bene, proviamo. Hey, science fans. Let's talk about DNA. Let's talk about gene splicing. Have you ever heard of CRISPR? The CRISPR technology allows scientists to make changes to the DNA in cells that could allow us to cure genetic disease. Two women won the Nobel Prize for discovering a special protein enzyme, CRISPR-Cas9, an immunity device embedded with technology to slice a gene twice. Finding CRISPR in bacterial genomes shows patterns of defense that had yet to be known. A scissor that's guided by a code. The CRISPR RNA always knows where to unload. Bacteria, plants, animals, humans, we all have DNA. Some could use a home improvement. Diversity in research is a mission and the movement. The scientific method is a language and we're fluent. Shout out to the women. I don't know how they could doubt yet. You're taking home the prize like Jennifer Doudna and Emmanuel Charpentier. Y'all paved the way so other women gonna slay. It's 2021, no need to whisper. Shout it from the roof. We got women in CRISPR. Possiamo fermarci qui, penso. Mi pare che abbiamo capito il senso. Bellissimo. Perfetto. Hai concluso? Io interrompo la condivisione. Sì, ho concluso. Bene, io ti sono molto grato per questa carrellata di immagini che hai illustrato in maniera illuminante e divertente e che secondo me ha molto contribuito alla diffusione dei concetti che sono stati introdotti dai vari scienziati e alla loro comprensione da parte degli studenti. Prima di salutare tutti voi, vediamo se ci sono domande prima di tutto, eventualmente cercando di capire a chi sono rivolte. Guardate per tutti gli speaker, chi vuole... Non si sente nulla. Allora... Speriamo di no. No, penso. Domanda da evitare. Ripeto una domanda che avevo fatto. C'è qualcosa che noi agricoltori possiamo fare per aiutare la ricerca e soprattutto la diffusione dei preziosi risultati? Agricoltore e dopo domani. Sì, sono domande che possono forse avere risposta nelle sedute che seguono di domani. Dopo domani. Mai... Questa di Vitelli, qualcuno ha qualcosa da dire? Non capisco. Va bene. È possibile avere la registrazione dei diversi interventi? Questo si può rivedere su streaming, no? Ed infine, volevo soltanto concludere questa prima seduta ricordandovi che domani c'è la seconda, mercoledì 24 novembre, c'è la seconda sessione, il cui titolo è CRISPR-Cas nelle patologie umane. Sarà condotta dal professor Brunori, che è qui a fianco, e che prevede una serie di speakers di grandissimo livello ed ancora una volta un divulgatore scientifico importante. Se non avete altre domande da fare, spero che il collegamento sia stato accettabile, pur avendo capito che ci sono stati dei problemi e che questi numeri che sembrano bassi in realtà siano così bassi perché si riferiscono molto spesso a intere classi di liceo. E con questo vi saluto a tutti e vi ringrazio molto della vostra partecipazione.